Buonasera da RTA e benvenuti all'ottava Bruno Rossini Lecture. This time is different. Quest'anno non abbiamo i nostri ospiti come di consueto, come negli ultimi 7 anni. Non abbiamo il piacere di averli qua con noi. E abbiamo deciso però di fare di questo punto di debolezza un punto di forza. Abbiamo raccolto la sfida della digitalizzazione e abbiamo provato a digitalizzare quello che è sempre stato un evento culturale e sociale in presenza. Abbiamo quindi deciso di trasmettere questa serata in streaming e a seguito di questa decisione ci siamo resi piacevolmente conto che abbiamo questa sera più utenti collegati del totale di coloro che sono venuti a trovarci negli ultimi 7 anni. Quindi un fatto che sicuramente compensa il dispiacere di non averli fisicamente qua. Resterà questo aspetto, anche quando la lecture tornerà in presenza, noi pensiamo che potrà far fruire coloro che non saranno fisicamente qui dei contenuti della medesima grazie alle tecnologie digitali. Quest'anno il titolo è 100 minuti sul futuro e l'idea è trasferire il pensiero, un racconto dei nostri illustri ospiti, degli amici che sono venuti a portare le testimonianze, essendo delle persone molto realizzate nel mondo dell'economia, dell'impresa, delle associazioni, del giornalismo. Quest'anno abbiamo in particolare 4 ospiti che tornano da noi. Dopo essere stati protagonisti con testimonianze alle Rossini Lecture del passato, tornano a portare un messaggio e adesso abbiamo affiancato altri 4 soggetti con cui abbiamo dialogato negli ultimi mesi e che portano un contributo nuovo al dibattito. Chiuderemo poi su un piano decisamente alto, il piano della scienza e della ricerca fondamentale, con una scienziata che non ha bisogno di presentazioni e che ci ha concesso un'intervista esclusiva che è stata registrata dalla sede del Corriere, dall'amico Massimo Sideri. Bene, noi non possiamo che augurarvi una buona serata, una buona visione e una buona fruizione di questo evento. Grazie. Per la Bruno Rossini Lecture 2020, che è interamente in formato digital, abbiamo deciso di conversare con una serie di ospiti illustri e siamo, e lo ringraziamo, con Marco Bentivogli, ex presidente FIMCISL e coordinatore di Base Italia. Esperto di temi di lavoro e ha scritto un libro molto bello che è uscito recentemente sullo smart working che si chiama Indipendenti, guida allo smart working. E quindi su questi temi vogliamo conversare nello spirito di dare un'ipotesi di lettura di come sarà il mondo dopo la pandemia. Quindi fare uno sforzo di capire cosa succederà dopo che questo vaccino, ci auguriamo il prima possibile, verrà trovato. Allora, senta, lei ha scritto un articolo molto bello che è stato pubblicato su Repubblica in settembre, il cui titolo parla da solo, cioè Smart Working, niente paura. Perché non si può tornare indietro, quindi ci racconti come la vede. Ma niente paura, innanzitutto perché si considera questa nuova forma di lavoro, e che è una vera e propria rivoluzione del lavoro, della cultura organizzativa, gestionale dell'azienda, si considera come un effetto, un sintomo quasi che è scaturito fuori dal lockdown a causa della pandemia. In realtà, fattore abilitante dello smart working è la grande trasformazione digitale che già era partita molti anni prima, appunto, della scorsa primavera. E cosa ha fatto la trasformazione digitale? Ha sostanzialmente consentito di scongelare due aspetti, appunto, per secoli rigidi del lavoro, e cioè il luogo di lavoro, lo spazio di lavoro. In Italia addirittura noi identifichiamo il lavoro con il luogo, no? Quello è il lavoro, no? Addirittura immaginare un luogo che si può spostare, si può remotizzare, si può allontanare è una vera e propria rivoluzione. E lo tempo di lavoro, cioè gli orari di lavoro che sostanzialmente vengono rimessi in discussione perché ci si sposta da un lavoro a orari, 8 ore al giorno, 40 alla settimana, 1760 ore l'anno, a un orario che è più gestito in autonomia dalla persona, perché lo smart working, differentemente dal telelavoro, è un lavoro per obiettivi e
per cui avviene una sorta di cessione di maggiore libertà e autonomia per il lavoro, per il lavoratore, il come, quando e dove è un po' più nell'ambito dell'autonomia del lavoratore, ma in cambio c'è un rapporto di reciprocità per cui aumenta, ci deve essere un rapporto di fiducia, ma aumenta la responsabilità nei confronti degli obiettivi che ci si prefigge, per cui è una vera svolta del lavoro ed è anche una grande occasione di protezione del lavoro. La grande trasformazione digitale aggredisce in termini di sostituzione soprattutto il lavoro ripetitivo. Il lavoro impiegatizio ripetitivo è già stato abbastanza aggredito e cancellato dagli algoritmi, le capacità computazionali, l'intelligenza artificiale. E trasformare il lavoro ripetitivo in un lavoro per obiettivi difende quel tipo di lavoro da una sostituzione che sarebbe stata massiva. Bene. Senta, il lockdown è stato, insomma, mesi duri, insomma, tra marzo e aprile, sono stati un shock per tutti e in un certo senso sono successe più cose in questi 2 mesi che negli ultimi 2, 3, 10, 20 anni, chi lo sa. Quindi il tema è cosa resterà di questa esperienza così forte, così brusca, che ha messo in moto, se ho letto bene, fino a 6 milioni di smart worker, più o meno dalla sera alla mattina. Secondo lei lo scongelamento sarà totale oppure quando qualcuno tirerà sulla luce il freezer ricomincerà a funzionare? Ma in ogni comunità, in ogni paese, in ogni società, in ogni azienda c'è sempre chi cerca di tornare indietro perché la propria zona di comfort è lasciare tutto come sta. In realtà non è possibile, lo smart working è una tendenza irreversibile anche perché anni fa, ci sono molte aziende che sono partite anche 10 anni fa, addirittura facendo i primi esperimenti di smart working post-telelavoro. E in realtà è irreversibile perché è diventata una necessità, non più solo un'opportunità. Noi pensiamo alle tre grandi trasformazioni che sono in corso, quella demografica. Noi abbiamo il tasso di natalità del 1861, non si fanno più figli. E non si fanno più figli non solo per un problema economico, anzi, la parte più prolifica della società sono ancora il ceto più povero. Non si fanno più figli perché l'organizzazione della vita, del tempo, del lavoro, della città è assolutamente antagonista alla possibilità di costruzione di una famiglia. E contemporaneamente raddoppiano gli ultraottantenni, per cui stiamo diventando una società in cui la natalità si blocca e stiamo invecchiando tantissimo. È chiaro che il default demografico rischia di essere l'anticamera di un default economico, sociale, industriale, per cui bisogna assolutamente fare delle politiche anche di questo tipo di trasformazione del lavoro che intercettino questi nuovi bisogni sociali delle famiglie, della città, delle comunità. Allo stesso tempo c'è un problema di sostenibilità, la grande trasformazione che riguarda i nuovi equilibri climatici e il surriscaldamento globale prevede la necessità di cambiare anche il modello di sviluppo, cioè basare per esempio, chiamiamolo così, il modello di business di una città sul pendolarismo è una cosa inquinante, disumana e sbagliata. Anche i sindaci che adesso si concentrano sul centro storico e sui piccoli esercizi del centro storico dimenticano che grazie al pendolarismo 10-20 anni fa hanno chiuso nelle aree interne altrettanti esercizi commerciali proprio perché le periferie e le aree interne sono svuotate ogni mattina per lasciare posto a questo pendolarismo inutile per molti lavori, che però tra l'altro produce tanta CO2, produce NOx, biossido di azoto. E nessuno ricorda mai, perché spesso l'ambientalismo italiano si concentra erroneamente solo sulla mobilità, in realtà un quarto dell'energia mondiale è utilizzato per il riscaldamento e la climatizzazione degli immobili. E avere tanti metri quadri per i uffici scrivano-centrici inutili è inquinante, oltre che sbagliato. E per questo prima era una necessità, era un'opportunità, oggi sta diventando una necessità. Dobbiamo assolutamente comprendere. Io ho scritto una cosa recentemente che bisognerebbe battersi per il diritto ai 15 minuti a piedi, e cioè solo chi abita nel centro storico, nelle mitiche zone ZTL, ha tutto il quotidiano nei 15 minuti a piedi. Il lavoro, la scuola, l'attività, le attività ricreative,
Ecco, se noi imparassimo a costruire delle città policentriche, a rendere meno marginali le aree interne, il diritto di 15 minuti a piedi o in bicicletta si potrebbe avere anche in periferia e credo avremo città meno ingolfate, meglio organizzate. Le smart city non è buttare in giro della sensoristica dell'elettronica, vuol dire riorganizzare le città, avere una visione del futuro e per questo bisogna allungare un po' i pensieri e le programmazioni. E proprio per questo lo smart working sarà sempre più contagioso in termini positivi. Mario Draghi quest'estate a Rimini ha detto il mercato del lavoro americano alla fine del primo lockdown ha già visto che il 20% permanentemente remotizzerà il proprio lavoro, per cui da lì si parte per crescere e questo è, chi cerca di frenare questa evoluzione perde solo del tempo. Lei ha usato la parola produttività alcune volte e questo mi stimola a condividere un ragionamento sul fatto che spesso si parla di smart working, secondo me in maniera impropria, pensando subito alla riduzione dei costi o comunque agli spillover positivi nella direzione di riduzione dei costi, che ci sono evidentemente. Ma in realtà, a ben vedere, forse soprattutto per realtà medio-piccole, oltre che più che per le grandi, in realtà l'esercizio di smart working può portare degli incrementi di produttività, perché è un cambiamento organizzativo, è un modello organizzativo che occorre capire se calza o non calza la propria realtà. Questo ovviamente da vedere, calzerà di più su alcune attività più spinte sui servizi, meno su attività più alte, però bisogna capire se calza, però si può declinare anche verso la produttività. Lei in questo senso che prospettive vede nel medio-lungo termine? Cioè, superata la fase di emergenza, superato il contraccolpo, cosa resterà di questo modello organizzativo? Ah, bisogna veramente accettare la scommessa dello smart working, cioè cambiare il modello gestionale dell'azienda. Ci sono oggi la gran parte delle culture organizzative di gestione aziendale sono basate attorno all'elemento del controllo, per cui il lavoratore si controlla la sua presenza, si timbra il cartellino, la presenza fisica, eccetera. E io proprio in quell'articolo dico appunto che il controllo della presenza fisica non corrisponde alla produttività. Cioè io sono certo che la persona sia al lavoro, che sia dietro un computer e che sia il computer sia acceso e che stia scrivendo delle cose, ma non so se la sua produttività è in realtà quello che si sta scoprendo sempre di più per chi studia le organizzazioni complesse è che il lavoro sta assumendo sempre più una quantità di ingaggio cognitivo maggiore. Cioè, paradossalmente, anche nel lavoro manifatturiero, l'ingaggio cognitivo del lavoro operaio è sempre più alto, cioè non ci sono solo fatica, mani che spostano oggetti, c'è sempre più una necessità di metterci del proprio. Se questo è vero, pensiamo al lavoro impiegatizio, come si chiamava una volta il lavoro di concetto. E è chiaro che una cultura gestionale basata sul controllo non funziona. Non solo, alcune indagini proprio su aziende americane rendicontano che una cultura gestionale basata sul controllo soffoca la produttività. In realtà, basandosi invece sui quattro ingredienti che io identifico nella mia guida, cioè la libertà, la responsabilità, l'autonomia e la fiducia. Questi quattro ingredienti sono ingredienti che consentono alle persone di, io dico così, di non lasciare il cuore e il cervello fuori dai cancelli, possono essere fisici o virtuali. E troppi imprenditori questo aspetto fondamentale non lo curano, invece bisogna assolutamente che le persone, e questo anche un pezzo di sindacato ha sempre remato contro, ha detto no, non bisogna dare il cervello nel lavoro al padrone, eccetera. In realtà una persona che vive il lavoro per 8 ore, insomma, che si realizzi nel lavoro è una conquista sindacale, non è solo una conquista, bisogna anche cambiare quel tipo di cultura sindacale, no? Che le persone, il Papa dice una cosa molto bella, il lavoro dignitoso fa fiorire l'essere umano, ecco, per cui bisogna capire che più le persone si realizzano e la libertà è un ingrediente fondamentale per far realizzare le persone, più si realizzano e più sono produttive, per cui la produttività generalmente aumenta. Noi abbiamo fatto anche alcune verifiche, si riesce a fare le stesse cose meglio e in minor tempo, se le mansioni rimangono così, ma se si affrontano le linee evolutive, per cui se il lavoro diventa sempre più progettuale,
e più attento ad essere un lavoro per obiettivi, migliora veramente anche la produttività. Senta, alla base dello smart working, sicuramente lei nel suo libro lo cita in maniera molto chiara, una fiducia molto forte che deve esserci tra management e collaboratori e che è forse il collante, no, che tiene insieme la struttura. Anche in base a qualche esperienza diretta o riportata da imprenditori, c'è poi un altro ingrediente che ha cambiato completamente le regole del gioco e che è la capacità di autovalutarsi. In un certo senso, lei diceva prima, il command and control non funziona più perché è basato su degli schemi rigidi che si sono rotti, sono sfaldati. Ecco, la capacità di autovalutarsi a tutto tondo, quasi un passare la palla dal management ai collaboratori, ovviamente con un coordinamento e con la capacità di leggere poi i dati. Lei come la vede? Ma intanto il command e control, proprio in quell'articolo dico, se volete, se avete l'idea del controllo, risparmiate nel capo del personale, assumete un cane pastore, costa di meno, può essere molto più utile per quello che dovete fare. Se invece trattate le persone da adulti, appunto, questi elementi di autovalutazione sono fondamentali. La fiducia è un ingrediente non sostituibile. Qual è l'errore che sta facendo l'Italia su questa partita? È la iperregolamentazione, e questa è pericolosissima quando si danno su un lavoro in cui è sostanzialmente basato sulla libertà d'orario e l'attenzione, con tanti nuovi diritti, il diritto alla disconnessione, a fasce di reperibilità, eccetera, eccetera. Se non è basato sulla fiducia, lo smart working vero non funziona. Diciamo almeno una cosa e poi veramente chiudiamo, che è da curare, un male che è da curare con lo smart working. A me viene in mente il processo di innovazione, che spessissimo è legato da interazioni casuali. Se noi frammentiamo le aziende, mandiamo a casa, facciamo lavorare anche magari con molta produttività i nostri addetti, ci perdiamo l'incontro casuale alla macchina del caffè, la spallata in corridoio, la comunicazione non programmata, e quindi ci perdiamo un po' di innovazione. È così secondo lei? Da un lato questo è vero, dall'altro questa è una sfida a ripensare l'azienda come una rete che è più dislocata nel territorio. Io nel libro propongo questa cosa che si chiamano appunto Smart Work Hub, e cioè questi luoghi proprio nella periferia, nelle aree interne che organizzano le città policentriche, dove avere postazioni confortevoli con banda ultralarga, un ristoro adeguato, piccole sale riunioni o sale di formazione, perché è fondamentale il diritto soggettivo alla formazione, e in cui si potranno coltivare relazioni sociali diverse, anche con persone di diversa azienda. E molto spesso le persone diventano sempre più brave quando hanno, avviene anche per i percorsi di studio, ma riguarda anche per i lavoratori. Io sostenevo che il piano Erasmus andasse fatto anche per i lavoratori. Facciamo girare i lavoratori un mese per le fabbriche d'Europa, perché farebbe no? Benissimo. E immaginiamo questi smart work hub in cui lavoratori di diverse aziende sono lì che lavorano, e però nella loro pausa informale si confrontano su cose. Pensate che ricchezza. Questo non esclude il rientro in azienda spalla a spalla per fare coordinamento, per lavorare sempre in gruppo e fare le cose insieme, farle bene insieme, resterà un valore assolutamente insostituibile. Però l'azienda diventa una spugna di esperienze, di professionalità fantastica in questo modo, e si può fare tutto con maggiori capacità. Forse poi sta al management cercare di governare bene i processi, far parlare le persone, far il management deve diventare una persona che il manager deve incoraggiare le contaminazioni, perché le capacità di innovazione dentro l'azienda che ognuno di noi può dare, ma vale anche per le organizzazioni politiche e sociali, più siamo in un maso chiuso e più si sterilizzano col tempo. Mi diceva una volta un bravissimo imprenditore, anche di quelli illuminati, diceva: il migliore ingegnere arriva nella mia azienda, dopo 2-3 anni lo vedo che non innova più, se io non lo tengo agganciato a qualcosa che è fuori dall'azienda, le sue capacità di portare innovazione all'azienda si inaridiscono, si esauriscono. Per questo ricostruire un po' più la comunità del lavoro a rete sicuramente produrrà effetti positivi. Bene, la ringraziamo e grazie, auguriamo insomma buona fortuna per le attività che sappiamo sta incamminando.
Buonasera da Armando Borghi, amministratore delegato di City Life, che ritorna alla lecture, quest'anno in versione digital, dopo aver testimoniato l'anno scorso una bellissima tavola rotonda sulle smart cities insieme a Massimo Sideri e a Carlo Ratti. Quindi benvenuto Armando, grazie della presenza. Andiamo a fare con te qualche considerazione su cosa succederà al mondo dell'immobiliare, degli uffici dopo che questa tempesta sarà alle spalle. Come vedi il futuro nel tuo ambito? Allora, è difficilissimo rispondere a un mondo che è cambiato. Se pensiamo che un anno fa stavamo parlando della città booming di Milano che era in crescita e oggi siamo a parlare alla data odierna di un probabile mini lockdown ancora per qualche settimana. Detto questo, sono successe delle cose, secondo me, non esclusivamente negative. Una tra queste è che sicuramente per la digital innovation il Covid ha fatto più negli ultimi 6 mesi quanto ha fatto la cultura e l'università negli ultimi 20 anni. Cioè persone della mia età, quindi intorno ai 50 anni, sono diventate per necessità digitali. E la prova è che siamo in questo momento collegati facendo una lezione o comunque una chiacchierata in maniera digitale, cosa che probabilmente un anno fa non avremmo minimamente neanche pensato di fare perché sembrava una cosa fuori dal mondo. E quindi, ed è un passaggio, secondo me, che non torneremo indietro. Quindi l'aspetto positivo di quello che è successo è che ha dato un'accelerazione, se non altro generazionale, sull'uso di tutto quello che sono i nuovi strumenti per lavorare a una serie di persone che probabilmente sarebbero morte senza essere diventate digitali. Io per primo. Da questo non si torna indietro, perché abbiamo imparato che si possono fare le cose in maniera più smart, in maniera più comoda, non confondendo lo smart working con il remote working. Noi oggi in questo momento siamo tutti quanti in remote working, ci stiamo lavorando da casa cercando di mantenere una parvenza di separazione tra la vita privata e la vita professionale. Già quando mi avevi gentilmente invitato l'anno scorso, io raccontavo che secondo me stava avvenendo una cosa che lo iato, la separazione tra la vita privata e la vita lavorativa stava diventando molto più abile. Questo perché portandosi a casa il computer portatile, il tablet e lo smartphone, era considerato assolutamente normale durante le ore destinabili alla famiglia a lavorare e viceversa nelle ore destinate al lavoro occuparsi dei figli, della prenotazione dei campi da tennis piuttosto di altre cose. Ora, questo è stato nell'ultimo anno accelerato ancora molto di più. Come impatterà sul futuro? Sicuramente le aziende avranno bisogno di meno spazio per le persone. Allora, nel breve periodo no, perché ovviamente hai un tema di affollamento degli spazi e quindi gli stessi spazi ti consentono di avere meno persone perché devi consentire il distanziamento sociale tra le persone stesse. Ma immaginando che prima o poi questo problema finisca, le aziende comunque non torneranno indietro sul lavoro smart. Quindi avranno certamente bisogno di meno spazi, peraltro composti in maniera diversa. Perché composti in maniera diversa? Perché il concetto dello spazio fisico in cui andare a lavorare come singolo impiegato, quello che volete, viene meno e cresce molto di più l'esigenza quando le persone vanno in ufficio di avere spazi collaborativi dove poter interagire. Un po' come dire, quello che ci ha insegnato il Covid su come progettare gli uffici del futuro è: possiamo lavorare su alcune attività da casa, forse meglio, in maniera più efficiente. Quando andiamo in ufficio, però, abbiamo bisogno di essere animali sociali. E quindi l'ufficio singolo, lo spazio singolo, lo spazio per lavorare serve meno, servirà molto di più lo spazio in cui lavorare insieme, scambiare le idee e avere il contatto umano, perché per noi questo è comunque, permane essere una cosa, io credo, imprescindibile. Questo sul mondo degli uffici. Sul mondo del residenziale, anche qui c'è un impatto. Se in passato, soprattutto, facciamo due livelli di analisi, uno sulle necessità dell'abitare da un lato e dall'altro sul, diciamo, il riequilibrio dei valori immobiliari. Partiamo dal tema delle esigenze abitative. Allora, se in passato, soprattutto nelle grandi città, Milano in primis, che è forse la più internazionale, la più vocata ad essere molto work-oriented, la casa era il posto in cui certamente conservare i propri affetti, ma dal punto di vista operativo in cui andare a dormire la sera e poco più forse, oggi diventa qualcosa di diverso, diventa un posto in cui anche durante il giorno probabilmente devo starci a lavorare, diventa il posto in cui è fondamentale che sia cablata, perché abbiamo capito che dobbiamo, possiamo e vogliamo lavorare da casa e quindi abbiamo bisogno di spazi un pochettino più ampi rispetto al passato.
E qui si innesta la seconda considerazione, quella su come si muoveranno i valori immobiliari. Esistono fior di studi che dicevano che entro il 2050, non mi ricordo quale parte percentuale della popolazione mondiale avrebbe vissuto nelle grandi città con un meccanismo fortissimo di attrazione delle città. Penso sia ancora vero, però penso sia altrettanto vero che parte un altro fenomeno, in cui nel momento in cui non sono più vincolato ad orari, non è detto che debba essere in ufficio alle 9. Non devo esserci 5 giorni alla settimana. Posso gestire il tempo come voglio, le aziende me lo consentono, anzi mi stimolano a farlo, perché si sta scoprendo che anche lo smart working o remote working è più efficiente. Apro una parentesi, chi lavorava prima lavora di più, chi non lavorava prima non lavora comunque, quindi forse in maniera più misurabile, perché adesso c'è la connessione. Questo significa che probabilmente molte persone cominceranno a domandarsi se ha senso vivere nelle città, o se forse ha più senso vivere in zone residenziali vicine alle città, avendo l'opportunità di potersi muovere verso l'hub lavorativo, non 5 giorni a settimana, non alle 8 del mattino tutti quanti insieme, ma in maniera più scaglionata. Questi sono un pochettino i macro temi che io vedo sul cambiamento. Quindi condividi, anche solo citando il titolo, un articolo che è uscito sull'Economist recentemente su questi temi che dice The End of Commuterland, no? Cioè la fine della terra dei commuters. E quello che dicevi mi sembra vada in questa direzione. Però che impatti ci sono sulla città? Tu in qualche modo ne stavi accennando prima. Secondo me nel breve medio periodo la gente tenderà a stare fuori dalle città, no? Perché a parità di potere di spesa compri più metri quadrati. È più comodo, vivi in una casa più bella, in mezzo al verde. Ovviamente nel breve periodo secondo me ci sarà un fenomeno di questo tipo. Nel lungo periodo le città sono comunque secondo me vincenti. E lo sono per N motivi, perché l'educazione delle prossime generazioni passa attraverso le migliori scuole e le migliori università, che possono essere solo parzialmente online, altrimenti crei dei soggetti dissociati e staccati dalla realtà. Quindi nel momento in cui tu hai figli piccoli, puoi anche pensare che li mandi a una buona scuola elementare in un paesino di provincia. Nel momento in cui tu pensi di andare di averli al liceo, probabilmente li vuoi portare nelle migliori scuole che sono nella città. Poi comunque io credo che vada un pochettino come molti dei fenomeni umani in maniera sinusoide. Quindi c'è un momento in cui tu stai fuori dalla città. In questo momento è sicuramente un trend in atto. Se noi vediamo le richieste dei compratori, c'è molto fermento per le zone esterne alla città di Milano o alla città di Roma, ma poi sicuramente tornerà un'attenzione sulla città. Un altro effetto, e questo invece mi preoccupa, del Covid, è la drammatica ulteriore polarizzazione delle classi sociali. Ovviamente io posso parlare solamente dal mio punto di vista, che è la parte di immobiliare, però noi stiamo vedendo che sul residenziale di lusso sta tirando in una maniera veramente notevole. Le cose di bassissimo profilo come valori immobiliari stanno soffrendo, ma un po' di transazioni ci sono, la fascia di mezzo è scomparsa. Allora, questa polarizzazione, molto ricchi, molto poveri, usiamo un termine non politically correct, non può che portare dei problemi nel medio periodo. Perché ovviamente non si possono creare né ghetti per ricchi né ghetti per poveri, perché non ha nessun senso. E il fatto di avere gente che non sta bene, che vive male, non può che portare poi disagio sociale e anche probabilmente peggio. Questi periodi, e quindi andando un po' in scia quello che dicevi tu, con un approccio di breve periodo, breve medio periodo, l'impressione che si ha di alcuni sindaci, alcuni city manager, come si definiscono, è che in qualche modo vogliano tirare indietro le lancette dell'orologio e cercare di ritornare il più rapidamente possibile al pre-pandemia, perché le città hanno perso benessere, ovviamente, con le tendenze che anche tu citavi. Tu credi però che sia questo l'approccio giusto o che sia forse un po' più sensato e sostenibile nel lungo periodo cercare di dare ascolto a un'ampia fetta di cittadini che chiedono di ripensare profondamente le città e quindi di trasformarle per andare poi, come dicevi tu, nel lungo periodo a ripopolarle lentamente? Come la vedi tu? Le città da sempre sono degli esseri viventi che cambiano e si adattano alle esigenze della popolazione e ai mutati costumi e abitudini della popolazione. Quindi non trovo, io il ragionamento che faccio è, se tu ragioni ad oggi e pensi a quando sei nato, nel mio caso nel 1967, ho un
certo spettro di attenzione di cose che ho visto. Poi se lo allargo a mio padre, che era nato nel 1922, ho un altro spettro di visibilità, e su questi due spettri, il mio personale e quello della mia generazione precedente, ho un gradiente di attenzione molto forte, perché il primo mi ha toccato la pelle e il secondo mi ha toccato la vita indirettamente. Tutto quello che è avvenuto prima, diciamo, dalla nascita di mio padre, nel mio esempio, è storia. Quindi lo leggo come una cosa irripetibile che non potrebbe, forse successa 150 anni fa, ma non capiterà più. Se io allargo questo spettro e non guardo più la mia vita e quella dei miei genitori, e lo allargo a 300 anni o 500 anni, le cose che noi stiamo vivendo sono già successe. Quindi, tra le guerre, le pandemie, delle cose drammatiche in cui sembrava che il mondo dovesse finire. In realtà, poi, ovviamente, con costi di vite umane drammatiche, però il mondo è andato avanti. Avverrà esattamente la stessa cosa, secondo me. Non so quanti saremo, non so chi ci sarà, quindi facciamo gli scongiuri del caso, ma sicuramente le città continueranno ad adattarsi alle mutate esigenze delle persone. Allora, se tu guardi gli investitori istituzionali che guardano esclusivamente Milano e Roma e hanno guardato poche altre cose, oggi stanno pensando come andare a investire ancora per il futuro. Stanno pensando probabilmente di fare un po' meno uffici, perché in maniera più intelligente di quanto ho detto io, sicuramente hanno compreso che il bisogno di spazi tenderà un pochettino a scendere. Stanno tornando a guardare una cosa che non hanno guardato per 50 anni, che era residenziale, perché il residenziale veniva guardato solo in ottica opportunistica, sviluppata per essere venduta e non sviluppata per essere messa a reddito, e oggi invece lo stanno guardando. Stanno guardando con un gradiente di attenzione sempre maggiore la logistica di vicinato. Perché questo consentimi di chiarirlo. La logistica, se tu chiedo di immaginare la tua testa un po' logistico, pensi una cosa in mezzo alle praterie, con capannoni alti 12 metri in trave, nel mezzo del nulla. Nella realtà, noi abbiamo, proprio perché siamo diventati digitali, quelli della mia generazione, quindi forse un pochettino più alto spendenti rispetto ad altri soggetti, noi continuiamo a voler comprare online, ma non ci fa bene che arrivi tra 3 giorni, lo vogliamo tra 6 ore. Allora è necessario che la logistica entri nelle città. E quindi dovremmo avere degli hub logistici molto piccoli, piccoli vuol dire poche centinaia di metri quadrati, ma dislocati all'interno delle città, per consentire di garantire un time to market dei nuovi clienti, che sono molto più demanding dei clienti online rispetto a 12 mesi fa. Questo è normale, questo è sempre avvenuto, perché 150 anni fa si diceva che era una follia andare più di 20 all'ora su un mezzo di trasporto, che era la macchina, perché si andava con le carrozze a cavallo, e quindi poteva essere pericoloso per l'essere umano andare a velocità così folli come 40 all'ora. Abbiamo visto che non è così. Allora, cambia tutto e bisogna adattarsi. Esistono lavori oggi che 100 anni fa non esistevano, tra 5 anni probabilmente esisteranno lavori che oggi non esistono e non esisteranno più dei lavori che oggi sono considerati consolidati. E come sempre la capacità di adattarsi al cambiamento e alla resilienza. Detto questo, comunque spero che quando sarà consentito potremo andare a fare a cena una sera, direi a distanza ravvicinata, senza particolari problemi. Armando, ti ringraziamo e a presto, alla prossima. Grazie a voi. Siamo con Alberto Maiocchi, professore emerito di Scienze delle Finanze presso l'Università di Pavia, vicepresidente del Centro Studi sul Federalismo di Torino e presidente della Fondazione Magni con attività in Africa ad Ayamè. Lo ringraziamo per la sua presenza alla lecture di quest'anno e siamo molto contenti del fatto che torna da noi. Dopo essere stato testimone, primo testimone del ricordo di Bruno con la prima Rossini Lecture nel 2013, che si intitolava Uscita dalla crisi. Cioè ci domandavamo, anzi abbiamo domandato ad Alberto se e come saremmo usciti dalla grande crisi 2008-2009, 2012-2013. Quindi non possiamo che cominciare chiedendogli, e da questa crisi come usciremo e quando? Beh, molto difficile, anche perché la crisi attuale è molto diversa rispetto a quella del 2008-2009 e anche del 2012-2013. Le due crisi precedenti erano, possiamo dire, tradizionali e quindi si potevano affrontare con gli strumenti tradizionali della politica economica. In realtà,
La crisi del 2008-2009 scoppia la bolla negli Stati Uniti, entrano in crisi le banche, insomma il simbolo è la chiusura di Lehman Brothers e gli impiegati che escono con gli scatoloni. E la crisi degli Stati Uniti delle banche si trasmette nelle banche europee perché avevano acquistato titoli tossici americani. Gli stati intervengono per sostenere le banche e quindi inizia poi la crisi della finanza pubblica e nel 2012 abbiamo la crisi del debito sovrano. E diventa sintomatico, insomma, che si esce dalla crisi o l'avvio dell'uscita dalla crisi si ha con il discorso di Draghi, cioè con una decisione della Banca Centrale Europea, il famoso whatever it takes, e da allora le cose si sono riavviate. La crisi è stata affrontata con gli strumenti della politica monetaria, la politica fiscale era stata accusata da molti di essere origine della crisi, mentre probabilmente dipendeva dalla finanza privata e non dalla finanza pubblica, ma sta di fatto che la politica fiscale non è stata di aiuto per l'uscita dalla crisi. Oggi le cose sono cambiate. Il primo dato è che i tempi della risposta sono molto più ravvicinati. Allora abbiamo detto, fra Lehman Brothers e Draghi a Londra passano 4 anni. Qui praticamente l'Unione Europea reagisce subito con gli strumenti della politica monetaria, quantitative easing, ma anche acquisti di enormi dimensioni, titoli e debito per evitare l'allargamento dello spread e tenere basso il costo del denaro, ma questo segue una decisione, direi, rivoluzionaria nel campo della politica fiscale. In quanto sì, il Consiglio europeo del 21 luglio decide di dare avvio al Next Generation EU e soprattutto di emettere titoli sul mercato per 750 miliardi. A questo poi seguono una serie di altre iniziative, credo sia molto importante il SURE, perché per la prima volta l'Europa interviene sul terreno, diciamo, sociale per sostenere le indennità di disoccupazione. Abbiamo il MES, di cui è meglio non parlare per ragioni, per evitare delle crisi da parte di qualcuno, ma insomma è certo che il MES è uno strumento importante, credo che verrà utilizzato, e al di là del suo impiego immediato per ragioni sanitarie, abbiamo a disposizione uno strumento che ha un capitale, diciamo, potenziale di 709 miliardi, se pensiamo a una leva finanziaria di pari a 6. Sono circa 4.000 miliardi che possono essere destinati a investimenti pubblici, quindi il MES è certamente uno strumento del futuro e poi ci sono gli interventi della Banca Europea degli investimenti. Cioè ci sono tutte le potenzialità sono mobilitati tutti gli strumenti di politica fiscale e di politica monetaria. Questo è sufficiente per garantire che usciremo dalla crisi. Il problema è complicato, proprio perché la crisi non è come la crisi del 2008 e del 2012. Mentre allora appunto ci muovevamo su un terreno noto, conosciuto e quindi c'è stato un problema di risposte politiche inadeguate, qui siamo in un terreno ignoto. Io spesso sento dire che il Covid è come la guerra e come si esce dalla guerra. Io credo che la cosa che possiamo ricordare è che nel 1944 nascono le istituzioni che governeranno il mondo per il ciclo successivo. A Bretton Woods si crea il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, a L'Avana si firma il GATT, il Trattato sul Commercio Multilaterale, cioè le potenze di allora hanno saputo pensare al futuro. Bene, io credo che oggi l'Europa abbia dato qualche indicazione sul futuro. Nel Next Generation EU abbiamo tre indicazioni importanti. Uno è il Green Deal, cioè la transizione ecologica, la seconda è la transizione digitale e la terza è l'inclusione sociale. Su tutti e tre i campi l'Europa deve fare molto ed è molto complicato avviare questo processo. Quindi una volta presa questa decisione politica, adesso si tratta di tradurre questa indicazione di principio in fatti concreti e soltanto allora sapremo se e come usciremo dalla crisi. Io credo che il mondo che avremo dopo il Covid non sarà il mondo di prima. Io
il modo di produrre sarà diverso e sta già cambiando, lo sappiamo, e con la rivoluzione digitale cambierà ancora molto di più, ma soprattutto la transizione ecologica è un cambiamento epocale e cambierà non soltanto il nostro modo di consumare, ma anche il nostro modo di vivere. E quindi è un'incognita, è una sfida a cui ci dobbiamo preparare. Su questo tema Mario Draghi, nel discorso al meeting di Rimini quest'estate, ha dato un dato che a me ha colpito, e ha citato il fatto che nei principali paesi occidentali, per la precisione nei primi 16, il 75% dell'opinione pubblica ha al primo posto nelle aspettative un intervento forte su temi ambientali, su temi di sostenibilità ambientale. Secondo te, con la pioggia di debiti in arrivo e la potenzialità che in questo ambito c'è di canalizzare risorse per una transizione a economie più sostenibili e un mondo più sostenibile, qual è la strada giusta e che indicazioni si possono dare in questo senso? Beh, appunto, la transizione ecologica non è una passeggiata, richiederà grandi investimenti e soprattutto richiederà un notevole consenso, saper creare il consenso nell'opinione pubblica per i cambiamenti che ci saranno. Un esempio molto banale: noi siamo abituati, la struttura urbana era una struttura che nasce sull'utilizzo dell'auto privata. Fra 10 anni, se l'Europa vuole raggiungere i suoi obiettivi che sono stati fissati, meno 55% di emissioni di anidride carbonica nel 2030 e neutralità carbonio nel 2050, la macchina in città non si usa più. Ora, è chiaro che non usare la macchina in città, si può dire, è facile, però poi significa avere dei mezzi che garantiscono la mobilità, quindi per esempio enormi investimenti per il trasporto pubblico. Abbiamo innovazioni tecnologiche importanti. Io credo per esempio che la bici elettrica non serve per scalare lo stelvio, per far vedere che sia un grande ciclista, ma serve per andare a lavorare. Un tempo si diceva a Pavia lo potete fare andare in bicicletta perché è piatta, ma a Genova e a Trieste non si può. A Genova si può andare in bicicletta perché ci sarà la bici elettrica. Ma tutto questo è ancora nell'ambito della produzione, della tecnologia, ma cambierà la struttura urbana, perché noi dovremo avere delle città fatte in modo tale che gran parte della propria mobilità si fa muovendosi a piedi. Se dobbiamo raggiungere parti più lontane della città si va in bicicletta, e poi esisteranno quelli che io chiamo i corridoi umanitari per le automobili, per poter uscire dalla città e andare in montagna, al mare, evitando le code che ci sono state a Cervinia in questi 2 giorni per andare a sciare, ma insomma si può andare da qualche parte, ma si usa l'automobile. Cioè cambia la struttura urbana, cambia con lo smart working la parte della propria vita dedicata al tempo di lavoro o il modo in cui si lavora. Lavorare a casa è diverso che lavorare nell'azienda, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista sociale. I tempi di lavoro cambieranno. Io ricordo sempre una famosa un famoso saggio di Keynes, appena dopo la grande crisi del 29, in cui Keynes, in una lettera ai suoi nipoti, diceva: quando voi sarete grandi, gli orari di lavoro si ridurranno a circa 15 ore settimanali, quindi o lavorerete 3 ore al giorno o la lavorerete soltanto per qualche giorno alla settimana. Perché? Perché la produttività aumenta e i consumi cambieranno radicalmente. La ragione è molto semplice. Noi abbiamo avuto la possibilità di mantenere l'equilibrio ambientale perché, diciamo, fortunatamente, tra virgolette, su 6 miliardi di persone che ci sono al mondo, 5 miliardi vivevano in povertà e 1 miliardo avevano consumi opulenti, come diceva un tempo Galbraith, questo famoso economista americano. Oggi non è più così. E se noi pensiamo che, come è giusto che sia, gli indiani, i cinesi, i russi, i brasiliani, i nigeriani desiderano avere dei modelli di vita e di consumo simili a quelli dei paesi più ricchi, questo è ecologicamente insostenibile. E quindi, dato che aumenteranno
i consumi da parte di queste aree del mondo, e c'è 1 miliardo di persone in Africa che diventeranno presto 2 miliardi, che aspirano a livelli di consumo più elevati, certamente noi dovremo ridurre una parte dei nostri consumi. Su questo è chiaro che richiede una capacità politica di saper convincere che le cose saranno fatte nel modo giusto e garantendo l'equità. Però io faccio sempre questo tipo di ragionamento. Io sono convinto che se facciamo un esperimento, ci mettiamo all'uscita di un supermercato e all'uscita dei carrelli, delle persone col carrello, preleviamo il 10% della spesa e le mettiamo in un cesto da destinare alle persone che non hanno da mangiare. Le persone che non hanno da mangiare sarebbero più felici e le persone a cui è stato ridotto il 10% il carrello non si accorgono neanche di quello che è successo. Perché noi abbiamo un livello di consumo così che è al di là delle necessità, non dico le necessità vitali. Io non predico il pauperismo, predico tener conto che le risorse sono limitate e quindi se vogliamo che il mondo sia equilibrato, e l'equilibrio mondiale è un elemento essenziale anche per garantire la pace nel mondo, insomma, perché altrimenti i divari di consumi provocano le tensioni, io credo che sarà un processo lento ma è sostenibile. Quindi per me certamente ci vogliono molti investimenti, ma ci vogliono soprattutto investimenti in educazione, saper convincere le persone che la scelta che stiamo facendo è una scelta giusta e soprattutto, come ha sostenuto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la politica della transizione ecologica deve essere accompagnata da strumenti per garantire l'equità sociale. Diamo il benvenuto al presidente di Assolombarda Alessandro Spada, e buonasera. E a Nicola De Cardenas, presidente della sede di Pavia di Assolombarda e vicepresidente di Assolombarda. Buonasera. Buonasera. Dunque, voi avete un osservatorio privilegiato sull'economia, sulla società, essendo al vertice di un'associazione che riunisce più di 6.000 imprese e raggruppa più del 13% del PIL italiano. Quindi con molto piacere vi domandiamo come vedete la situazione nel post pandemia e quali sono le vostre previsioni per l'andamento dell'economia lombarda e in un certo senso come vedete anche l'adattamento delle imprese al post pandemia. Vabbè, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, è difficile in questo momento fare delle previsioni, nessuno di noi ha la sfera di cristallo. Quello che possiamo dire però è guardare un po' quello che l'esperienza più recente ci ha insegnato, quindi come abbiamo vissuto questo primo periodo di pandemia, quindi come siamo usciti dai mesi di marzo, aprile, maggio. E devo dire che l'impresa lombarda, l'impresa dei nostri territori, è un'impresa che è uscita molto bene, perché siamo passati da risultati molto molto negativi, come il meno 40 rotti per cento del mese di aprile, fino ad arrivare a un più 0,4% del mese di agosto, calcolato sia sulla produzione di gennaio 2020 sia sul mese di agosto del 2019, quindi vuol dire ritornando a produrre nei termini di prima. Questo cosa vuol dire? Che le imprese, soprattutto le imprese manifatturiere, in questi anni hanno saputo riorganizzarsi molto bene. Dopo la crisi finanziaria che c'è stata tra il 2008 e il 2010, si sono riorganizzate, sono diventate molto più forti, molto più strutturate, e anche un evento così duro ed impattante come è stata, com'è la pandemia, diciamo che nei mesi molto difficili sono riusciti, direi, nella maggior parte dei casi a superarla brillantemente. Oggi purtroppo ci ritroviamo a rifronteggiare una recrudescenza del problema. Quanto tempo durerà? Qui nessuno può dirlo. Certo che le nostre imprese, che sono già hanno dato una grande prova di resistenza nel periodo precedente, adesso si trovano a dover affrontare ancora una sfida
ancora più difficile. Noi, come Asso Lombardo, abbiamo previsto che il PIL, la perdita del PIL che era prevista sul meno 10%, probabilmente quest'ulteriore periodo di lockdown della Lombardia porterà a un aggravamento di queste percentuali tra lo 0,4 e lo 0,6%. Questo però naturalmente queste misure molto severe termineranno con il 3 di dicembre. Se però, come purtroppo dobbiamo mettere in conto queste misure qua, dovessero andare avanti anche per periodi successivi, in questo caso il peggioramento del PIL sarebbe sicuramente maggiore e soprattutto poi dopo perderemo anche un mese importante come il mese delle vacanze natalizie, dove un mese dove la spesa aumenta, dove i consumi sono maggiori rispetto a tutti quanti gli altri mesi, quindi con delle ricadute ancora più importanti. Ecco. Quello che noi però vogliamo auspicare è che comunque davanti a tutta questa situazione di grandi incertezze vediamo se dopo questo periodo di lockdown ci sia un miglioramento delle condizioni generali, perché questo potrà generare un ottimismo e quindi dare una carica maggiore, darci soprattutto una visione di quando e di come poter riprendere il ciclo degli investimenti. E poi c'è l'altro tema che è importante, quello di quando arriverà questo vaccino, che per certi annunci potrebbe sembrare anche vicino e quindi io dico che questo è un tema importante che potrebbe generare molto ottimismo e quindi dare carica a tutte le nostre imprese, a tutti i nostri imprenditori a ripensare a dei modelli di sviluppo nuovi per fronteggiare tutte le difficoltà che abbiamo vissuto in questo periodo. Ecco, in questo senso, secondo te cosa resterà dal punto di vista di cambiamenti paradigmatici nelle imprese? Questo periodo è stato uno shock fortissimo con dei cambiamenti molto forti, alcuni dei quali destinati a durare. Qual è la tua visione per il futuro? Ma sicuramente la pandemia ci ha messo da un giorno all'altro di fronte ad un modo di lavorare totalmente, totalmente diverso. Posso dire che la gran parte delle aziende non erano preparate allo smart working, ad avere un tasso di digitalizzazione così, così elevato, però devo dire che la risposta è stata una risposta assolutamente, assolutamente brillante, perché tutte si sono sapute organizzare e hanno saputo lavorare anche da remoto con dei buoni risultati. Io penso che di sicuro lo smart working andrà al termine di questa pandemia sicuramente ripensato, però io penso che sarà un qualcosa che rimarrà nel modo di operare delle nostre imprese anche in futuro, magari anzi sicuramente non nella maniera così massiccia come siamo stati costretti a fare in questi mesi, però sono convinto che possa darci dei vantaggi, cioè possa anche coniugare un modo di lavorare diverso, che possa aiutare molto anche il lavoro femminile, che possa coniugare quindi le esigenze di casa e lavoro. Quello ecco che faremo ecco, è studiare quali che possono essere gli impatti e gli sviluppi di questo smart working, ma di sicuro io penso che questo lungo periodo di obbligato di smart working ecco, ci lascerà tutta questa esperienza che abbiamo accumulato in questi mesi. Nicola, il nostro territorio in questo contesto come si sta posizionando e che prospettive avrà? Io appunto provo a portare il punto di vista di Pavia e anche se noi, come accennavamo prima, ormai dobbiamo ragionare da Associazione Unita Coesa Asso Lombarda, si è allargata di recente a Pavia e provo a leggere tutto quello che è successo da un punto di vista anche dei rapporti che si sono creati tra le due città e tra i due territori.
Io credo che quando abbiamo cominciato il nostro progetto di diffusione con Milano, con il presidente Bonomi e poi con Alessandro Spada, abbiamo ragionato tanto sulla necessità di Milano, dell'area metropolitana, di crescere e di allargarsi ai territori vicini. E nessuno naturalmente a quell'epoca si immaginava lontanamente quello che sarebbe potuto succedere pochi mesi dopo, e credo che quello che è successo di fatto lo si possa leggere anche da un certo punto di vista come un'opportunità nella tragedia che ha rappresentato, nel senso che Milano si sta reinventando, si deve ripensare in termini di decongestionamento, cioè l'area metropolitana deve decongestionare, si deve da un certo punto di vista allargare, devono aumentare le distanze. È un cambiamento, per prima citavi il cambiamento di paradigma, no? Un cambiamento di paradigma che è necessario, che tutte moltissime delle attività dovranno in qualche modo far loro, e credo che il fatto che ci siano delle piccole e medie città come Pavia, Vigevano, Voghera, non lontane dall'area metropolitana, possa essere un'opportunità da questo punto di vista, perché appunto è un sistema, un modo attraverso il quale l'area metropolitana in qualche modo si decongestiona, e portando alla fine poi reciproci vantaggi per tutto il territorio, perché io provo a ragionare sul territorio adesso lombarda come, ripeto, un'area metropolitana allargata, cioè Milano, Monza, la Brianza, Lodi, Pavia, e uno sviluppo policentrico basato su chiaramente la grande Milano, ma anche sui territori che la circondano, e con appunto l'opportunità, ripeto, nel problema enorme che stiamo fronteggiando, di ragionare su un territorio decongestionato, allargato, che sarà una necessità attraverso la quale Milano deve per forza passare, che è imposta da questa enorme tragedia, cambiamento che da un certo punto di vista stiamo vivendo, ma dal quale io credo che questa area uscirà più forte di prima, perché è vero che oggi soffre molto, ma forse soffre molto anche perché prima correva molto, no? E quindi chi corre molto rallenta molto. E anche qui provo a portare il punto di vista di un territorio che correva meno, come il nostro, e che guarda caso soffre un pochettino meno. Se voi guardate i dati, cioè noi come territorio pavese stiamo soffrendo un pochettino meno rispetto appunto a Milano e alle aree più dinamiche del territorio che oggi rappresenta Solo Lombarda. Siamo chiaramente caratterizzati anche da alcune produzioni, alcune imprese che sono tipicamente anticicliche, vedi, o particolarmente resilienti a queste situazioni, tipo l'alimentare e il farmaceutico, ovviamente, che da questo punto di vista ci aiutano, no? Quindi questo è il modo che ho di leggere questa situazione, da Pavia, come alla fine un'opportunità che in qualche modo dobbiamo cercare tutti insieme di giocarci. Oltretutto, in questo momento chi ha la responsabilità di rappresentare associazioni come le nostre, come la nostra, credo che viva il suo ruolo in un modo anche con particolare responsabilità, perché vedi il bisogno che le imprese hanno di identificarsi in qualche modo con l'associazione che in qualche modo animano, e tocchi con mano, questa è una cosa che io sto sperimentando in questa settimana, tocchi con mano l'utilità che hanno organizzazioni come la nostra, perché alla fine da cose di questo genere ci si salva solo tutti insieme, cioè ciascuno per conto suo non va assolutamente da nessuna parte, e penso che alla fine poi la scelta che noi facemmo proprio 6 mesi fa, o anzi ormai quasi un anno fa, perché il tempo vola, di unirci a Milano, sia stata una scelta alla luce degli eventi che sono poi successi, strategica, vincente, importante. Ma ripeto, io lo vedo come doppia opportunità, cioè sia per territori un pochettino meno dinamici come il nostro, che per territori invece più dinamici come Milano, come l'area metropolitana, che ha comunque l'esigenza di crescere, di espandersi e di decongestionarsi in qualche modo.
Quest'anno alla nostra lecture abbiamo cercato tra i relatori di così, stimolare un dibattito sui giovani declinato in vari ambiti, partendo dal presupposto che i giovani hanno sofferto moltissimo in questa crisi, a pari di altre categorie, però se pensiamo alla difficoltà della didattica in presenza, sacrifici da questi imposti, la difficoltà nel trovare lavoro, la difficoltà magari nel lavorare in certe condizioni di smart working lontani dai centri che potevano in qualche modo spingere la formazione, sicuramente vediamo una categoria che ha sofferto. Ecco, cercando di mandare un messaggio ai giovani che saranno anche in ascolto alla nostra lecture, voi che stimoli e che prospettive pensate di trasferire a loro con uno sguardo al dopo pandemia? Ma indubbiamente, come hai detto, i giovani hanno dovuto fronteggiare in maniera dirompente l'arrivo di questo coronavirus. Direi che sono stati molto penalizzati, lo sono stati da tutti quanti i punti di vista, i giovanissimi per l'impossibilità di frequentare le scuole, gli altri l'università, e chi poi dopo approcciava al mondo del lavoro naturalmente si è trovato un mondo del lavoro completamente cambiato. Però dobbiamo cercare di guardare avanti, guardiamo il futuro. Il Recovery Fund, o come a me piace chiamarlo, che è Next Generation Act, è dedicato proprio alle generazioni future. Quindi noi in questo momento qua, l'Europa in questo momento qua, impegna dei soldi a favore delle generazioni future. Quindi attraverso dei progetti che sono quelli legati a una mobilità diversa, al Green Deal, alla digitalizzazione, quindi a tutti questi fenomeni qua, noi leghiamo molto lo sviluppo dei nostri giovani. Io devo dire che visitando molte aziende mi sono reso conto in questo periodo di quanta necessità di giovani ci sia, ma in tutti quanti i settori. E parto dal settore digitale, ma arrivo anche a quello della manodopera tecnica specializzata. Quindi io dico che se noi come paese saremo in grado di sfruttare tutti questi fondi che l'Europa ci mette a disposizione per le prossime generazioni, io sono convinto che i giovani avranno delle importanti motivazioni a rimanere nel nostro paese, a continuare la loro carriera dopo gli studi, anche presso imprese italiane. Io su questo sono ottimista. Devo dire che tra le altre cose i dati sulle iscrizioni universitarie in tutto quanto il territorio milanese subito dopo la pandemia, quindi ad agosto, settembre, erano in linea con quelle degli anni precedenti, quindi l'attrattività del nostro territorio non è stata penalizzata da questo fenomeno, quindi voglio cercare di guardare la parte della bottiglia piena e non quella vuota purtroppo delle opportunità che quest'anno qua purtroppo i nostri giovani sono stati costretti a perdere. Ma, naturalmente sui giovani si gioca una scommessa epocale, cioè noi aziende hanno necessità di attrarre talenti, competenze, se questi talenti e queste competenze non entrano nell'azienda attraverso i giovani, nessuna azienda ha futuro. Io credo che noi abbiamo la responsabilità di dare ai ragazzi e ai giovani che possono entrare dentro le imprese un messaggio forte, che è quello che in Italia ci sono delle grandi opportunità, cioè, si può vivere molto bene, chiaramente dipende molto da dove si vive, dipende molto da che mestiere si fa, dipende molto da quanto si riesce a realizzare, diciamo, il proprio progetto di vita, diciamo, attraverso una carriera che è una cosa, cioè, a volte non semplice, soprattutto in certe parti d'Italia. Naturalmente se stiamo ragionando invece sulla Lombardia, su Milano, su diciamo, l'area metropolitana milanese, io penso che ci siano delle grandissime opportunità. E io appunto ho un'azienda a Pavia, ma vivo a Milano, e ho visto un cambiamento radicale nella popolazione studentesca, perché io mi ricordo molto bene, fino a qualche anno fa, di studenti stranieri noi non ne avevamo, cioè oggi dove vivo io
sono più studenti stranieri che non italiani, no? È un cambiamento, diciamo, veramente radicale, è una grandissima opportunità e comunque io credo che senza questo messaggio di positività, diciamo, nei confronti dei giovani, noi facciamo un enorme errore, penalizziamo le imprese e quindi abbiamo un dovere forte di, come dire, rappresentare loro l'esigenza che noi abbiamo come imprese del loro contributo. Ovviamente bisogna formarli, bisogna convincerli a cominciare a lavorare prima di completare il percorso degli studi, che è un'altra cosa molto importante. Io tutti i giovani con cui ho a che fare, cioè qualcuno naturalmente l'ho assunto, qualcuno vorrei assumerlo, e la prima preoccupazione è quella di portarli a bordo dopo che abbiano fatto un periodo di inserimento nel quale capiscono cosa significa il mondo del lavoro, no? E per questo c'è un lavoro molto, diciamo, importante da fare, perché l'alternanza scuola-lavoro, piuttosto che il dialogare con le istituzioni che sono preposte alla educazione delle future generazioni, al fatto che devono dialogare con chi il lavoro lo dà e chi un giorno assumerà questi giovani, è un lavoro molto importante da fare, ma sul quale noi abbiamo tutti una responsabilità enorme di agire, no? E agire subito, perché sennò le famose competenze digitali chi ce le dà? Alessandro, il motto dell'Assemblea del Solombardo di quest'anno è molto bello ed è: qui ogni impresa è possibile. Beh, io penso che il nostro territorio davvero dimostri che qui ogni impresa è possibile, nell'area della Grande Milano, perché tutti i territori di Monza, Brianza, Lodi, Pavia fanno parte di questo grandissimo territorio. Vediamo che ci sono delle competenze che sono delle competenze trasversali. Vediamo che tutte le imprese vengono, i generi delle imprese vengono rappresentate, abbiamo una fortissima meccatronica, abbiamo una chimica che è una chimica di elevata qualità, e il farmaceutico, il life science è uno dei cavalli di battaglia del nostro territorio, ma come dimenticare poi dopo legno arredo, l'alimentare, per non andare poi dopo su tutta quanta la parte del vino di gran parte di gran filiere alimentari del pavese, del riso, le abbiamo praticamente tutte. Quindi io dico sì, qui proprio ogni impresa è possibile, perché abbiamo degli imprenditori che sono motivati, abbiamo delle università che sono capaci di tirar fuori il meglio da ciascun studente, abbiamo un territorio che è un territorio che sa coniugare il pubblico col privato, che sa lavorare, che sa interagire anche tra settori in maniera orizzontale, quindi io dico che qui ogni impresa è possibile, e da qui noi dobbiamo pensare di ripartire e di riprogettare una nuova partenza dopo un giorno quando potremo metterci alle spalle questo periodo di questa esperienza del coronavirus. Ce la faremo sicuramente. Nicola? Sono d'accordo assolutamente, qui c'è una concentrazione enorme di imprese che fanno cose molto diverse, e quello che io a volte noto è che dalla contaminazione di realtà così diverse possono venire fuori delle opportunità straordinarie. E io mi sono trovato a confrontarmi con imprenditori, con aziende che facevano cose completamente diverse dalla mia, e ho sempre imparato qualcosa, e l'ho fatto spostandomi di 5 km, 10. Questo non è possibile, secondo me, in tanti posti, come è possibile qui, e quindi questa è una cosa che deve essere per noi una ricchezza, una forza, un punto dal quale ripartire dopo questo momento così difficile. E quindi qui ogni impresa è possibile. Bene, ora siamo pronti a dialogare con Sonia Bonfiglioli, presidente del gruppo omonimo. 3.800 dipendenti e quasi 1 miliardo di fatturato, una realtà molto importante con delle radici profonde in Emilia Romagna. Ascoltiamo il suo messaggio sul futuro. Un cordiale saluto a tutto il team di RTA e a tutti i partner di questa bella iniziativa che ci vuole proporre
in un salto verso il domani dopo questa situazione che stiamo vivendo. Che cosa sarà? Quale sarà il nuovo modo di vivere dopo la pandemia, dopo questa fase di costrizione? Come ci saranno cose nuove che rimarranno? Che cosa rimarrà fisso nel tempo? È difficile dare queste risposte. Credo che questa seconda fase, questa seconda ondata, dà però una certezza, che quelli che sono gli strumenti che si sono utilizzati già in parte durante la prima fase della pandemia saranno sicuramente degli strumenti che ancora di più si radicheranno. Se qualcuno prima forse sperava che durante l'estate tutto fosse passato, quindi che ci fossero delle possibilità di tornare a vivere, a lavorare come prima, credo che questa nuova ondata, che sarà probabilmente più lunga della prima, ci accelererà ulteriormente nella trasformazione, e in questo credo che le persone, le aziende devono comunque cercare di trovare nuovi schemi, nuove soluzioni, non ancorarsi a quelle che erano soluzioni, anche modi di vivere, di lavorare nel passato, e cercare tutti insieme di sforzarci di trovare cosa c'è di buono, cosa c'è di utile, cosa c'è di nuovo da utilizzare per continuare non solo a vivere ma continuare a crescere. Credo che questo richieda una forte conoscenza, condivisione, consapevolezza che non può restare radicata solamente nei vertici delle aziende e deve diffondersi all'interno delle persone, all'interno di tutte le persone che lavorano, all'interno delle famiglie. Quindi bisogna vincere questa fase di resistenza, bisogna superare le reticenze e rendere facili e fruibili, friendly, gli strumenti nuovi, molti dei quali ancora oggi stiamo ancora scoprendo. E in questo credo che la formazione giochi un ruolo fondamentale. La formazione non è solo la formazione dei giovani, è per questo credo molto importante lavorare sulla formazione di tutti noi, delle persone che lavoriamo tutti i giorni. Il concetto del long life learning deve diventare non solo una fase per superare questo momento e apprendere quindi queste nuove tecnologie, avere questa nuova consapevolezza. Io credo che deve diventare comunque un modus di pensare, un modus vivendi di tutti. Quindi rivolgersi alle persone con una formazione nuova, la formazione che non è più la formazione in aula. Quindi uno degli elementi chiave, credo che rimarrà sicuramente e che ci sarà dopo, è il concetto del long life learning applicato continuamente per tutti. L'altro grande elemento è che sicuramente gli strumenti di formazione non sono più gli strumenti fisici, perché non è più possibile chiaramente essere vicini, non è più possibile essere in aula, e si affermano oggi i concetti quindi di piattaforma digitale. Noi come Bonfiglioli abbiamo lanciato una settimana fa la Bonfiglioli Academy, evoluzione del Bonfiglioli Digital Training, che era nato 2 anni fa come formazione continua, chiaramente fisica, in aula, con centinaia di ore per tutti. Oggi è diventata una piattaforma che viene alimentata da corsi tecnici, viene alimentata anche da partnership che ci supportano nella formazione, viene alimentata da anche corsi che sono oggi disponibili online, e che rende possibile alle persone quindi questo concetto di formazione molto fisiologico, perché poter seguire un qualsiasi corso di training che le aziende propongono, che le aziende si scambiano, che si possono trovare online, sono tutti modi per conciliare alla fine la formazione con la vita personale. È abbastanza riduttivo pensare oggi di ritagliarsi delle ore come si faceva in passato in maniera predeterminata, predefinita. Diventa invece fondamentale ragionare in termini personali di crescita e cercare in questo di ritagliarsi i momenti che sono più consoni alla vita di ogni persona, quindi negli orari, nello stile di vita. Si inseriscono dei modi, delle possibilità di cercare quello che ognuno di noi vede nel suo percorso di crescita futuro. Questi credo saranno degli elementi imprescindibili, quindi indubbiamente ci dobbiamo adattare con rapidità a tutto questo, però credo che possiamo trovare anche in questo momento difficile degli spiragli, delle fonti di ispirazione, delle soluzioni creative, e per averle veramente diffuse questo spirito bizzarro, questo spirito forte che ci porta a guardare lontano deve essere il più possibile allargato, diffuso, arrivare in tutti i gangli delle aziende, delle attività e delle persone.
Quindi non demordiamo, cerchiamo in questo di guardare avanti e, come diciamo noi con figlioli, forever forward. Allora, siamo con Dario Scotti, che ringraziamo per la disponibilità, presidente del gruppo Scotti, 160 anni di età, una realtà molto importante per il Pavese. Siamo molto lieti di fargli una domanda che è molto semplice, che è: come vede il futuro quando questa pandemia sarà alle spalle, quando il vaccino, speriamo prima possibile, sarà trovato? Il futuro della mia azienda? Certo. Della mia azienda. Non è molto facile rispondere a questa domanda, stiamo parlando così in modo molto informale. Ma guardi, purtroppo non è chiaro come sarà il sistema in generale dopo il vaccino e quando ci sarà un ritorno, non dico la normalità, spero la normalità, ma una situazione stabilizzata. Ecco, allora a quel punto diventa più facile per noi poter fare una previsione di come potremo essere. Quello che però mi sento di dire da subito è che questo grande problema che sta comportando un cambiamento di tutto obbliga noi imprenditori a un adeguamento, direi, continuo a situazioni nuove, alcune prevedibili, altre imprevedibili, che si generano di continuo. Ecco, tu mi dici come saremo noi quando io dico sarà stabilizzata la situazione, ma io penso che se noi saremo, sicuramente non saremo come siamo adesso, saremo o relativamente meglio o relativamente peggio, però sono convinto che se saremo bravi potremo essere meglio di come siamo adesso rispetto al sistema, ai nostri concorrenti, al mercato. Dipenderà questo molto da noi. Tu pensi che questa crisi ha accelerato dei trend che erano già in corso e che quindi non ci sono dei veri e propri cambi strutturali nella filiera, nel settore, nella concorrenza, o c'è un vero cambio di paradigma legato a tutto quello che è successo? E la tua azienda come si posizionerà in questo senso? Ma guarda, allora in parte c'è stata un'accelerazione di fenomeni già in essere, parlo delle vendite online, del delivery, del concetto di un rispetto estremo dell'ambiente e sostenibilità. Quindi erano dei concetti che c'erano anche prima, che hanno avuto un'accelerazione. Poi ci sono dei concetti assolutamente nuovi che stanno arrivando, e alcuni che erano proprio imprevedibili. Cioè, io non avrei pensato, ad esempio, a uno sviluppo di questo livello della delocalizzazione rispetto al posto di lavoro, in senso lato. Cioè, ormai c'è una vicinanza fisica che non c'entra più con la vicinanza vera tra le persone, ma questo a ogni livello. Lo smart working fa parte di questo contesto che c'è, ma non è solamente lo smart working, è il fatto che se uno oggi pensa di assumere un impiegato informatico, non dobbiamo assumere nessun impiegato informatico, uno dice: ma dove devo andare a prendere quella persona lì? Dove mi conviene prenderla? Ecco, dico questo perché noi in questo momento non assumiamo nessuno. Però fa capire come questo concetto, che oggi è ricorrente, ma non perché te lo dico io, Tommaso, ma perché è obbligatorio per noi imprenditori ricorrere a questa globalizzazione nuova che non era prevista così, nella quale ci troviamo. Non so se sei d'accordo, però questa cosa di questo tipo non l'immaginavo. Ecco, la Roca Trocchi, che è la nostra responsabile stampa, ma la prossima che verrà a fare per noi, quando io non ci sono più perché non la mollerò mai, ma sarà un'italiana o sarà una che abita a Los Angeles, che comunica col mondo non più fisicamente come adesso, ma in modo nuovo, come sarà di sicuro. E questo è un elemento nuovo che ovviamente è esploso, certo, con la pandemia. È certo. Condivido. E vista la vostra grande visibilità sul mondo dei consumatori, sul mercato dei consumatori, ecco, il consumatore come è cambiato? Tu hai citato le vendite online. Ma guarda, ne approfitto perché
parlo a me stesso e quindi mentre parlo imparo e faccio autocritica. Ma guarda, quello che è incredibile è che veramente proprio tutto è cambiato, anche il consumatore. Ecco, la mia impressione è che il consumatore più che mai è attento a un rapporto qualità-prezzo percepito e sicurezza-sostenibilità. La sostenibilità, che era importante un anno fa, oggi è un elemento di vendita. Cioè, una volta tu parlavi, ma ce lo insegnavano a scuola, rapporto qualità-prezzo. Oggi è rapporto qualità-prezzo e sostenibilità. Questo è veramente un cambiamento forte che parte dal consumatore, che vuole sta roba qua. E qualcuno risponde, perché per esempio leggevo che Selunga ha chiuso recentemente il primo bilancio di sostenibilità e ha fatto della sostenibilità un fattore di competitività molto forte, quindi mi sembra di leggere le tue parole lo stesso concetto. Allora, quando tu vedrai in questa azienda, spero prima possibile, ma la vedrai tra 6 mesi, quindi, ma non tra tanto tempo, tra 6 mesi, tu ti accorgerai che questa azienda sa un'industria che produce beni alimentari e sostenibilità. Tu entrerai qua dentro e vedrai delle cose che non ti anticipo, che ti farà capire come noi vogliamo orgogliosamente dire che noi diamo al mercato i nostri prodotti e la sostenibilità. Questo è un qualcosa che era in moto, ma che esplodesse così era impensabile. Molto. E questo è il consumatore. Questo arriva dal consumatore, sì. Chiaramente. Può influenzarlo fino a un certo punto, ma se lui non la volesse... Il consumatore vi ha anche fatto diversificare l'attività in questi anni, direi abbastanza significativamente, dal punto di vista dei prodotti. Ma guarda, in parte il cambiamento della nostra azienda è avvenuto perché l'abbiamo voluto noi, no? Perché abbiamo fatto tante cose nuove. E in parte perché il consumatore ce l'ha permesso e l'ha richiesto. Sì, il consumatore è il vero boss di un'azienda come la nostra, Marketing Orient. Devi seguirlo. Comanda lui più di me. Beh, mi sembra che comunque avete governato molto bene il processo negli anni, avete seguito i trend giusti e i numeri vi danno ragione. Siamo nel complesso soddisfatti e speriamo di continuare questo trend favorevole. Noi ce la metteremo tutta, come sempre, e speriamo di avere le condizioni e un po' di fortuna. E il nostro territorio, la provincia di Pavia, che qui è simboleggiata da questo bellissimo giardino con i tuoi alberi, il tuo bellissimo mulino, la fontana. Come lo vedi il nostro territorio? Diciamo che come abitante la vedo benissimo, perché c'è tanto verde, abbiamo le montagne, abbiamo le colline, abbiamo veramente una grande diversità nella provincia di Pavia. E poi abbiamo anche Milano vicina, che comunque è a 28 km da Pavia ad Assago. Quindi Pavia ha veramente tante cose. E da un punto di vista lavorativo delle aziende, devo secondo me ammettere che purtroppo Pavia negli ultimi 20-30 anni ha perso di imprenditorialità. Aveva aziende più importanti, più forti, più numerose 20-30 anni fa. Perché è successo questo? Ma è difficile dare una spiegazione. Però si percepisce nell'aria dell'Unione Industriale, che adesso ormai è solo lombarda, ma anche tra quegli imprenditori con cui ho rapporto, tra cui Tommaso, parlo della nuova leva di imprenditori, perché poi alla fine il futuro è negli imprenditori, ma negli imprenditori di nuova leva, no? E qui lì vedo qualche imprenditore che mi piace, non solo Tommaso, ma anche qualcun altro. E questo mi fa ben sperare. Se le risorse umane dell'imprenditoria sapranno essere brave, anche l'imprenditoria e quindi le imprese del pavese potranno avere un anno ripartito. E ce n'è bisogno. Ce la faremo. Penso di sì, spero di sì. Siamo con Sebastiano Barisoli, vice direttore esecutivo di Radio 24, che ringraziamo per la sua presenza. Buonasera. E che è stato ospite alla Luminous Innovation nel 2016, certo, in azienda, in presenza, e questa sera vogliamo sapere un po' da lui come vede il futuro e cosa succederà dopo che sperabilmente il vaccino verrà trovato e in qualche modo il mondo guarderà avanti. Allora, forse è un'opinione un po' controtendenza, però io vorrei far notare qualche elemento, adesso è brutto citarsi, ma sto uscendo proprio in queste settimane con un libro che si chiama Terra Incognita,
per cercare di dare qualche orizzonte, qualche mappa al futuro economico. Allora, la prima considerazione che mi sento di fare è su questa crisi. Questa è una crisi, si continua a fare l'esempio del 2008, del 29, dimenticando che questa crisi è una crisi non scatenata da motivi economici. La crisi del 2008, del 2009, la crisi del 2011, 2012 erano crisi economiche scatenate da motivi economici. Nel caso del 2008 l'eccesso di rischio e di finanziarizzazione dell'economia, il 2011-2012 l'attacco ai debiti sovrani, ma anche la crisi del 29 era una crisi di sovrapproduzione, eccesso di valori borsistici, quindi è una crisi economica che nasce per motivi economici o per motivi finanziari. In questo caso noi stiamo affrontando una crisi economica che non nasce perché la macchina dell'economia o della finanza stava girando sovragiri, si è ingrippata, aveva dei problemi di malfunzionamento. La macchina economica e finanziaria, prima del Covid, cioè fino a febbraio di quest'anno, sostanzialmente non dava segnali di surriscaldamento. Il commercio globale era un po' calato, ma teneva. La finanza non era in bolla, come si dice. Certo, c'era un po' di liquidità in eccesso, ma non c'erano elementi, tant'è che l'economia avrebbe chiuso l'anno abbastanza bene in Italia, bene nel resto del mondo, ma non con un eccesso di, appunto, con un rischio bolla o un eccesso di esplosione di una crisi. Quindi la prima cosa da tenere in considerazione è che, essendo una crisi non nata da motivi economici, una volta, ma da motivi sanitari, una volta che i motivi sanitari saranno venuti meno, non capisco perché non dovremmo tornare al modello, diciamo, e alle proiezioni di prima, anzi, con un rimbalzo anche consistente, a livello generale. Quindi non mi aspetto delle correzioni strutturali, visto che non c'erano problemi strutturali nell'economia. Poi, se uno vuole mettere in discussione l'intero modello della globalizzazione, beh, questo è un altro paio di maniche. E sicuramente dentro questo ragionamento ci può essere il tasso di sviluppo, la sostenibilità dell'economia, ma questi erano temi che già esistevano pre-Covid e non scompariranno col Covid e non vengono modificati dal Covid. Se vogliamo parlare della maggiore sostenibilità ambientale, del fatto che la Cina non possa crescere a questi livelli, beh, ce l'avevamo anche prima questo tema. Quindi la mia idea è che tutto sommato, strutturalmente le cose potranno anche tornare a essere quelle che erano prima in un tempo rapido. Ci sono due fattori però da considerare. Uno è il fattore temporale. La durata non è mai una variabile rilevante o indipendente. È una variabile cruciale, perché le ferite e le cicatrici sono più profonde, tanto più, diciamo così, le cicatrici si vedono tanto più quanto più profonde sono le ferite. E quindi è chiaro che parlare di un'economia che riuscirà a tornare ai livelli del 2019 nel 2021 è una cosa, se parlassimo del 2022 è un'altra. Quindi il tempo di durata di questa crisi sanitaria e della conseguente crisi economica è una variabile molto importante. La seconda è distinguere, come faccio appunto nel libro, tra crisi e rivoluzione. Dalle crisi si torna indietro, le si supera e di solito le crisi poi ti riportano a un livello anche più alto del pre-crisi, quando le superi. Dalle rivoluzioni no. Cosa voglio dire? Voglio dire che bisogna capire anche quanti elementi apparentemente contingenti diventeranno strutturali. Perché un conto è dire che la macchina e il motore stava funzionando bene e non aveva grossi problemi e quindi se poi la macchina si ferma per un altro motivo, poi il motore è pronto a ripartire. Altra cosa è cercare di capire se tu vorrai utilizzare quella macchina nello stesso modo. E qui veniamo all'altro aspetto, che cosa resterà del Covid? È molto difficile dirlo. Io non credo che resterà tantissimo, sento molto ragionare di smart working in maniera un po' superficiale e un po' anche, se mi permette il termine, facilona. Non è che io abbia qualcosa in contrario al lavoro, diciamo, più a distanza, al lavoro agile, ma immaginare un modello produttivo in cui la prevalenza è il lavoro a distanza e il lavoro agile, in tempi così ridotti, è una follia. Immaginare che vi sia un elemento quasi palingenetico, quasi di catarsi, questo Covid è arrivato, ce lo siamo meritati e adesso dobbiamo cambiare le nostre abitudini, è una follia, nel senso che per governare i processi, anche in questo caso, il tempo è una variabile fondamentale.
Trasformare il modello attuale in un modello in cui c'è una forte prevalenza di lavoro a distanza si può fare, ma non lo si può fare in 9 mesi perché c'è una pandemia. Lo si fa come progetto, con uno sviluppo graduale, si dà il tempo alle categorie produttive di riadattarsi, perché se no questi grandi teorici dello smart working, che evidentemente vivono in luoghi molto protetti, mi devono spiegare cosa ne facciamo di tutti gli investimenti con cui abbiamo riqualificato le aree dismesse dei centri urbani, cosa ne facciamo di tutte le attività commerciali lì presenti, cosa ne facciamo di un modello di lavoro che prevede che il lavoratore in quel luogo crei un indotto, dal taxi al bar al ristorante, come sosteniamo le municipalizzate, perché crollerebbero anche chiaramente i biglietti e quanto può fatturare, i ricavi che può fare una municipalizzata, smettiamo di fare la metropolitana a Milano e di concludere quella a Roma perché tutti staremo a casa, come riorganizziamo la sicurezza sui luoghi di lavoro. Cioè sono delle tematiche enormi. Siamo arrivati, faccio notare a questi signori, al lavoro in ufficio come superamento del lavoro a cottimo a casa. Fino a qualche decennio fa l'idea che tu il lavoro te lo dovessi portare a casa era un sinonimo quasi di sottosviluppo. Il luogo di lavoro può piacere o no, ma è sicuramente un luogo più equo rispetto a casa tua. Voglio dire che la differenza sociale in un ufficio tra il capo e la sua segretaria è molto più bassa nell'ufficio che non a casa. Nell'ufficio avranno più o meno le stesse dotazioni, telefono, computer e quant'altro, gli stessi spazi. Chiaro che poi l'ufficio del capo sarà più grande rispetto all'ufficio della segretaria, ma se noi andassimo a guardare le differenze tra la casa della segretaria e la casa del suo capo, le differenze sarebbero ancora più ampie. E quindi attenzione a raccontare così, in maniera, voglio dire, naif, una svolta che possa venire in un tempo così breve quando devi cambiare un intero modello produttivo. Non sto dicendo che non si possa cambiare, ma il tempo è una variabile fondamentale. L'altro aspetto di strutturale, allora è chiaro che l'online potrà ricevere una grossa spinta da questo. Noi una volta, e qui parlo più ai consumatori, una volta che abbiamo messo in pratica alcune attività, difficilmente torniamo indietro. E questo però, devo dire, che era una rivoluzione che era in corso già da prima della Covid, ma anche da prima del 2008. Io l'ho datata, diciamo, con l'avvio non della globalizzazione, ma del web come grande capacità di mettere a confronto prezzi e servizi su scala globale, indipendentemente dal luogo in cui uno risiede. Questa è la rivoluzione, e da lì non si torna più indietro. Ora, il Covid può accelerare questo fenomeno, perché chiaramente ha spinto anche me a utilizzare di più l'online, a capire che l'acquisto lo posso fare online, che il confronto lo posso fare online, così. Ma era un fenomeno già in corso, è un fenomeno già in corso che non viene modificato dal Covid, viene modificato dal, come sempre le rivoluzioni hanno una matrice tecnologica, viene modificato dal web. Quindi se la domanda poi è: ma questa maggiore familiarità con tutta la dinamica online che a cui il Covid ci ha obbligato potrà restare? Sì, certo che resterà, ma resterà perché era un processo già in corso, non resterà perché l'ha creata il Covid. Tant'è che io sono convinto che nella ristorazione torneremo a mangiare come prima, che nessuno si metterà a utilizzare solo il delivery. Sono convinto che il negozio di prossimità potrà ancora avere un senso, però anche qui dobbiamo capirci, e qui il Covid non c'entra, il web distrugge le rendite di posizione. Se tu esistevi come negozio solo perché eri l'unico negozio a vendere scarpe nel tuo paese, il web ti distrugge, perché chiaramente non può essere quello l'unico motivo per cui vivi. Quello dove il punto dove il web non arriva, a mio avviso, è invece in tutto il valore aggiunto che ti dà il rapporto con il cliente, a patto che tu lo sappia veramente sviluppare questo valore aggiunto. Voglio dire, se io devo andare a comprare un maglione o un paio di scarpe e entro in un negozio, vengo trattato in maniera più o meno fredda e l'unico motivo è essere lì perché fisicamente il negozio è lì, allora forse l'acquisto online, una volta che ho visto le scarpe, me lo faccio online. Se però io ottengo, tutte le volte che ho a che fare con un rapporto di B2B
o B2C, ottengo una consulenza. Quello è valore aggiunto, è un valore aggiunto che il web non ti riesce a dare. Il web non fa consulenza, non fa né consulenza finanziaria, non ti fa, il web non può essere empatico. Quindi, io faccio spesso l'esempio, se io devo andare in un ristorante, so già dove voglio andare, il web è imbattibile, perché posso confrontare tutte le recensioni su quel ristorante e avere tutta la panoramica. Ma se io volessi andare in un ristorante romantico, poniamo a Venezia, e non conoscessi la città, è del tutto inutile digitare sul browser ristorante romantico a Venezia, perché mi uscirebbero un insieme di categorie che nulla c'entrano con me, perché quello che è romantico per me non lo è per lei e non lo è per una terza persona. E quindi cosa faccio? Io chiedo a un mio amico che conosce Venezia dove porterebbe la sua compagna se deve uscire a cena, perché in quel caso mi fido della sua empatia nei miei confronti. Tradotto, se il rapporto con il negozio fisico, con l'autorimessa, con il venditore di auto, con il venditore di qualunque cosa, con l'agenzia di viaggi, con la polizza, con la compagnia assicurativa, se il rapporto fisico diventa un rapporto empatico e quindi di consulenza, tu ti salvi. Se invece deve essere semplicemente lo stesso servizio che ottengo online, l'online vince perché è più forte, perché avrà sicuramente più prodotti dei tuoi e avrà sicuramente una maggior facilità di raggiungerti. Ma quello che l'online non ti dà mai è la consulenza, che è valore aggiunto allo stato puro. E vale anche nel rapporto non solo B2C, ma anche nel rapporto B2B. Però questo, torno a dire, era un fenomeno già in atto prima del Covid. Poi alcune cose col Covid resteranno, ma io non sono così convinto che tanto resterà, se non un danno economico forte, ahimè, e un danno anche sociale e anche psicologico, ma nelle pratiche economiche di tutti noi. Io non penso che, anzi possiamo anche immaginare che vi possa essere, le previsioni economiche lo stimano, un rimbalzo molto forte. Se non fosse arrivata la seconda ondata, noi avevamo fatto un 16% di PIL nel terzo trimestre, che era un rimbalzo fortissimo. La manifattura continua ad andare bene, sono i servizi che sono in difficoltà per via del lockdown e del coprifuoco. Ma voglio dire, alcuni consumi sono persi per sempre. È ovvio che i consumi a maggior frequenza, non posso, da quando sarà finito il Covid, andare al ristorante 3 volte al giorno. I ristoranti che ho perso l'anno scorso sono persi per sempre. Posso però fare un viaggio che ho rinviato. Posso comprare una giacca che non ho comprato perché non avevo incontri sociali, e anche al ristorante posso togliermi qualche sfizio in più. Ma quello che voglio dire è che al di là dei consumi persi per sempre, quelli diciamo non riproducibili, i consumi di beni durevoli non vedo perché dovrebbero, magari li ho posticipati, dopodiché il tema di cambiare il frigorifero ce l'avrò anche fra un anno. E il consumo d'abbigliamento, se vogliamo vederlo come un bene semi durevole, anche se non è corretto, posso averlo solo posticipato. Se da un anno che non viaggio e non vado in albergo, se ho ancora un potere d'acquisto, magari farò un viaggio in più l'anno prossimo e un weekend fuori casa in più l'anno prossimo. Cioè io non ho questa idea di un cambio culturale così profondo, solo culturale, quindi strutturale, solo per colpa del Covid. Fermo restando invece un'accelerazione di un processo già in atto, che è questo grande utilizzo della rete per paragonare offerta di beni e servizi su scala planetaria indipendentemente dal luogo in cui risiedi. Cioè sostanzialmente la rivoluzione, secondo la mia tesi nel libro, si estrinseca in un ribaltamento del rapporto di forza tra cliente e offerente. Prima l'offerente aveva più informazioni del cliente e lavorava in condizioni di oligopolio, se non di monopolio. Adesso il cliente che ti entra in negozio, che ti entra in ufficio, ha più informazioni di te spesso perché ha già fatto un confronto con tutti i tuoi concorrenti. Bene, senta, in questa crisi quindi che accelera quello che le dice dei trend già in essere, che li amplifica in qualche modo, c'è una categoria di cui mi sembra che non si parli tantissimo, sono i giovani. Lei come vede nel futuro giovani che sono fiaccati da un periodo in cui hanno perso la didattica, hanno avuto difficoltà a relazionarsi socialmente, hanno probabilmente avuto difficoltà a trovare lavoro e magari anche certe pratiche che anche lei ha nominato, penso allo smart working, gli ha isolati e gli ha reso la vita difficile. Come vede il futuro con questa cosa?
non vorrei essere nella loro generazione, ma non lo dico con pessimismo, dico semplicemente che sono contento, mettiamola così, di aver avuto 20 anni in un altro periodo. Lo dico anche per esperienza diretta, ho un figlio che va in prima superiore, quindi sono molto arrabbiato nei confronti del governo locale, oltre che di quello nazionale, ma più locale questa volta, le regioni, perché nella seconda ondata la prima cosa che si è deciso di chiudere sono state le scuole superiori e anche le medie. Come se la chiusura della didattica in presenza fosse così un orpello che di cui il paese può tranquillamente liberarsi. Questo non è un paese per giovani, perché dei giovani non frega niente a nessuno in questo paese. I giovani non votano, sono pochi, non manifestano e sostanzialmente tutto viene delegato alle famiglie, aumentando di nuovo quella che è la differenza sociale, perché è chiaro che fare didattica a distanza in una casa grande con più di un computer, dove i tuoi genitori hanno letto anche i libri e possono aiutarti, è una cosa. Fare didattica a distanza in 80 metri quadri, alternandosi col telefonino tra fratello e sorella, in un ambiente in cui i tuoi genitori per loro formazione non possono neanche esserti d'aiuto, è un'altra. Cioè viene meno in questo paese il principio che la scuola possa appianare le differenze sociali, cioè ridurre le sfighe tra chi è nato in condizioni, diciamo, non socialmente belle rispetto a chi ha avuto la fortuna di nascere in famiglie ricche e benestanti. Non frega niente a nessuno, perché è un paese che sostanzialmente, è la cosa che più mi preoccupa, ha smesso di ipotizzare un suo futuro, ma sta concentrato ancora prima della crisi solo nel sopravvivere o contenere il suo presente. Ed è infatti innamorato solo del suo passato, come molte manifestazioni politiche ti dicono, torniamo alla lira, come si stava bene prima dell'euro, tutte queste palle stratosferiche. Cioè, quello è un paese che Bauman definisce retropico, in cui l'unica utopia possibile è quella del passato, l'unico futuro possibile è il passato che ha vissuto. È un paese che se ne frega altamente dei giovani, perché un paese che perde un'idea di se stesso nel futuro non ha bisogno sostanzialmente dei giovani, che stanno lì a ricordarti che ci sarà un futuro anche quando tu non ci sarai più. Un paese che invece si immagina nel futuro è un paese che si prende in carico in primo luogo non dei rentier, non di chi vive con pensioni ottenute magari con il retributivo e non con il contributivo, non di chi di un risparmio nei conti correnti che continua a salire anche durante il Covid. Cioè è un paese che crede nel futuro, è un paese che chiede anche un patto generazionale proprio per i giovani. Invece qui parlo del reddito di cittadinanza per quello che riguarda la parte non di welfare, che è sacrosanta, ma la parte di politica attiva per il lavoro. Si ritiene di poter sistemare il tema giovanile con dei fantomatici navigator. Abbiamo avuto un allarme della Banca d'Italia, il governatore Visco, siamo il paese che ha il più alto numero in Europa di NEET, di ragazzi che non lavorano, non studiano e non si formano. Ma ripeto, qui c'è un problema culturale del paese. Se un paese non pensa mai al suo futuro e pensa solo al suo presente, è ovvio che la variabile giovanile non interviene, perché quelli sono solo futuro, nel presente non votano, non producono e quindi te ne puoi allegramente fottere. Sono molto lieto ora di presentare Fabiola Gianotti, direttore generale del CERN, importantissimo centro sulla ricerca fondamentale di fisica in Ginevra. La dottoressa Gianotti verrà intervistata da Massimo Sideri, dalla sede di Corriere Innovazioni, in un'intervista esclusiva per la Rossini Lecture. Forse non tutti sanno, tuttavia, che anche Bruno Rossini ha lavorato al CERN per tanti anni, appassionato di ricerca fondamentale come tanti fra i ricercatori e operatori che lavorano ancora oggi al CERN. Sicuramente un trade union tra ricerca fondamentale e impresa che fa molto riflettere. Benvenuti a tutti quanti. Spesso sentiamo dire un ospite che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo sentito spesso dire questa frase anche qui al Corriere. In effetti abbiamo sempre degli ospiti molto importanti, ma oggi la posso dire con grandissima leggerezza, perché abbiamo, e mi prendo la responsabilità di questa affermazione, me la prendo molto volentieri, abbiamo una delle scienziate più importanti nel mondo che dirige il centro più importante del mondo per la fisica delle particelle. Introduco subito Fabiola Gianotti. Grazie.
Buongiorno, grazie a voi. Lei ci risponde dal CERN, immagino. Sì, in effetti vedete questo bellissimo poster alle mie spalle che mostra la regione di Ginevra e anche il grande acceleratore, il Large Hadron Collider che stiamo operando in questo momento. Perfetto, avremo modo di parlarne, ma volevo chiaramente iniziare dagli aspetti legati al Covid-19, perché in questo periodo, ed è una cosa assolutamente positiva, in questo periodo ci siamo abituati a vedere degli scienziati in prima linea, che intervengono sui temi del Covid, sull'emergenza e sulla gestione della pandemia. Questo è un elemento molto importante che dovremmo anche in qualche maniera difendere nel post-Covid, quando avremo battuto e superato questa emergenza. Però mi faceva piacere ricordare che ci sono anche degli scienziati un po' dietro le quinte che continuano a fare il lavoro di sempre, che è quello della cosiddetta ricerca di base, molto importante perché è la ricerca che nel lungo periodo, nel medio-lungo periodo, cambia la vita, cambia le nostre esistenze, cambia il nostro rapporto con la tecnologia, con l'economia, con la società e anche con l'ambiente, con la natura. Quindi la prima domanda che volevo farle è questa: è più difficile in questo momento essere scienziati che seguono la ricerca di base? Non penso che sia più difficile, però è vero, come l'hai detto giustamente, che la ricerca fondamentale spesso è dietro le quinte, ma anche che è quella che forse ci permette sul lungo termine di effettuare le svolte più importanti. Questo ce lo mostra anche la storia della scienza. Faccio un esempio calzante per questo periodo. La meccanica quantistica è un esempio di ricerca fondamentale allo stato puro, è fu sviluppata nel secolo scorso e senza la meccanica quantistica non avremmo l'elettronica moderna e in particolare non avremmo il microscopio elettronico che oggi usiamo per studiare il virus. Quindi è molto importante che soprattutto nei momenti di crisi, quando si ha un po' la tendenza a buttarsi correttamente a sviluppare quelle tecnologie o a trovare le soluzioni per quel problema specifico, non si perdano di vista tutti gli altri campi, perché in quale campo sarà la prossima crisi? Sarà una crisi di cyber security, sarà una crisi di climatica, ambientale, non lo sappiamo. Quindi il modo migliore che abbiamo per affrontare le crisi al meglio è di prevenirle, di evitarle se possibile e se non è possibile di avere gli strumenti per poterle affrontare al meglio e la scienza ci dà questi strumenti. La ricerca di base in particolare è una componente molto importante per sviluppare questi strumenti. Assolutamente, voi siete proprio gli esploratori della scienza, quindi coloro che si muovono senza vedere in che direzione stanno andando, ma come ho ricordato giustamente nella storia sono state queste i grandi momenti di progresso della scienza e della società. Senta, lei ha diretto in particolare i 3.000 ricercatori dell'esperimento Atlas con il superacceleratore che vediamo alle sue spalle in un'immagine e che ha portato anche alla scoperta del bosone di Higgs. Se le chiedessi di spiegare ai profani, a noi profani, a noi che non ci intendiamo di fisica e di scienza, l'importanza del bosone di Higgs. Grazie per questa domanda molto interessante. Diciamo che il bosone di Higgs è una particella molto speciale, molto diversa per le sue caratteristiche intrinseche, quelle che noi chiamiamo numeri quantici in fisica, dalle altre particelle elementari che avevamo scoperto, precedentemente. È una particella che è legata al meccanismo attraverso il quale le altre particelle elementari acquistano una massa. Perché questo è importante? Questo è importante perché se i componenti fondamentali degli atomi, che sono gli elettroni e i quark, non avessero massa, gli atomi non esisterebbero come sistemi legati stabili. E quindi la materia di cui noi tutti siamo fatti, che è fatta di atomi, la materia visibile dell'universo, non esisterebbe. Quindi noi non saremmo qui e l'universo sarebbe molto diverso, quindi una particella chiave anche per la nostra esistenza. Allora, la ringrazio per questa spiegazione molto efficace. Oggi sempre di più l'approccio alla ricerca sta diventando interdisciplinare, insomma, il CERN che lei dirige ne è un esempio, avete scienziati che provengono da tantissime discipline differenti e provengono peraltro da tutto il mondo, quindi anche con una rappresentazione geografica molto importante, molto diffusa. Pensa che questa visione sempre più interdisciplinare superi anche un po' una visione un po' classica di divisione tra materie umanistiche e materie scientifiche?
Sì, io spero vivamente che si ritorni ad un approccio, diciamo, olistico, un approccio direi quasi rinascimentale, della cultura, in cui le diverse forme, di conoscenza e di cultura, dall'umanesimo alle scienze, all'arte, sono in realtà fanno parte di un tutt'uno. Purtroppo nel mondo moderno, con il tecnicismo che diventa sempre più importante, abbiamo un po' abbandonato questa visione ed è molto importante ritornare, a questo approccio. La pandemia ce lo dimostra, non esiste un solo strumento per combatterla, ci sono dati molto importanti che vanno incrociati e che coprono diversi tipi di fattori, che vanno dal fattore di genere all'inquinamento, e quindi è molto importante che scienziati di tutti i campi si mettano assieme a lavorare. Per esempio, il CERN non è un laboratorio che lavora nel campo della virologia, eppure le nostre tecnologie sono state utili nel tempo della pandemia, lo sono ancora a scienziati che sono invece in prima linea nella battaglia contro il virus. In un film che consiglio di vedere, che è il film Radioactive sulla vita di una grandissima scienziata, Marie Curie, ricordiamo, ha scoperto appunto la radioattività, e ha dato anche il nome a due elementi, il polonio e un altro elemento che era l'uranio, se non ricordo male, spero mi corregga pure se sbaglio. Comunque in questo film si vede che la scienza solo un secolo fa era una scienza fatta di alambicchi, era proprio la scienza dei laboratori tradizionali che ci possiamo immaginare. Oggi in realtà la scienza deve fare anche i conti con i supercomputer, con la tecnologia, con i tecnicismi di cui parlava lei prima. Com'è cambiato in questo secolo la vita dello scienziato e l'impegno dello scienziato? Beh, direi che è cambiato molto dal punto di vista delle tecnologie e dal punto di vista degli strumenti che abbiamo a disposizione e che ci permettono quindi di continuare a fare passi avanti nelle conoscenze. Direi che non è cambiato assolutamente invece per quanto riguarda lo spirito della ricerca e dello scienziato, quindi la curiosità, la creatività, la determinazione, la motivazione e il coraggio. Allora, nel frattempo mi è venuto in mente che il secondo elemento trovato da Marie Curie non era chiaramente l'uranio, ma insieme al polonio che veniva dalla Polonia, perché lei era originaria della Polonia, c'era il radio, da cui appunto viene il termine radioattività. Quindi lei è stata così gentile da non correggermi, ma mi correggo da solo. Senta, abbiamo visto il superacceleratore e state costruendo un altro molto molto più grande che avrà una circonferenza di 100 km. Visto che con il primo acceleratore abbiamo trovato il bosone di Higgs, con il secondo cosa speriamo di trovare? Allora, il prossimo acceleratore non è ancora in fase di costruzione, siamo veramente nelle fasi preliminari di sviluppo a livello di disegno e a livello di sviluppo anche delle tecnologie. Non è un progetto che è ancora approvato, richiederà parecchi anni di studio, di lavoro prima di arrivare alla sua approvazione. Comunque diciamo che quello che noi facciamo con i nostri strumenti attuali e con quelli futuri è di affrontare questioni aperte in fisica fondamentale. Una delle questioni, uno dei misteri che ci ha accompagnato per decenni era appunto il mistero della massa delle particelle elementari, che è stato in gran parte, risolto con la scoperta del bosone di Higgs. Ma ce ne sono altri. E per esempio, la questione della materia oscura dell'universo, quando noi, guardiamo il cielo stellato la sera, vediamo pianeti, galassie, quello che noi vediamo è soltanto il 5% di quello che, c'è nell'universo. Il resto, 95%, è fatto di forme di materia e energia che non conosciamo, quindi che chiamiamo materia e energia oscura. Ecco, per esempio, capire la composizione della materia oscura è una delle questioni più importanti, in fisica fondamentale oggi. E ce ne sono molte altre, quindi diciamo che strumenti più importanti ci permetteranno di aumentare la nostra conoscenza dell'universo e speriamo di passare da questo 5% a una frazione molto più significativa. Senta, il virus e la pandemia, insomma, soprattutto dal punto di vista sociale e sanitario, ha fatto emergere l'importanza dei big data, un altro termine che avevamo sentito spesso, ma che avevamo sentito spesso collegato in realtà ai social network, al fatto che le grandi società tecnologiche costruiscono dei profili su di noi per
consigliarci la migliore pubblicità. In realtà, ciò che è emerso in questo periodo è che chiaramente le informazioni big data sono importanti per questioni molto più rilevanti, lasciatemi dire, della pubblicità, in particolare per la gestione della salute. Ci vuole raccontare cosa sta facendo il CERN da questo punto di vista? Ma guardi, i dati sono la base della ricerca in tutti i campi. I dati parlano, i dati ci dicono quello che poi la ricerca deve cercare di estrarre per in qualche modo interpretarli e fare passi avanti nella conoscenza. Quindi, siccome i dati sono alla base della ricerca, è molto importante che i dati siano aperti a tutti e possano essere condivisi in maniera anche multidisciplinare e interdisciplinare, come si diceva poc'anzi. Il CERN ha sempre, storicamente, anche addirittura è uno dei principi base della nostra convenzione, della convenzione fondatrice del CERN del 1953, che tutto quello che noi sviluppiamo deve essere reso disponibile a tutti, quindi è un po' il concetto di open science. I dati in particolare sono molto importanti, quindi il CERN promuove i dati aperti, ma non soltanto, il CERN ha sviluppato delle infrastrutture, in particolare dei database, dei repository, che ci permettono archiviare dati, di organizzarli, di navigare attraverso i dati in maniera efficace e di renderli disponibili a tutti. Queste infrastrutture sono oggi molto apprezzate dagli scienziati che lavorano in prima linea contro il virus. Infatti mi fa piacere, riprendendo un po' anche il suo accenno storico sul fatto che il CERN è sempre stato un luogo di scienza aperta, di open science, mi fa piacere ricordare che anche il web in realtà è nato. Noi tutti lo consideriamo un'invenzione americana, in realtà è nato al CERN con Tim Berners-Lee. Al tempo il CERN era diretto da Rubbia, e proprio grazie a questa visione del CERN non si pensò di commercializzarlo. Quindi fu un elemento molto importante, perché il World Wide Web poteva anche essere brevettato e probabilmente questo avrebbe cambiato la storia dell'umanità. Senta, in questo momento si parla anche moltissimo di smart working, per evidenti motivi, perché tutti stiamo lavorando attraverso la tecnologia da posizioni tendenzialmente remote, spesso da casa. Per lo scienziato cambia qualcosa? Esiste lo scienziato in smart working? È possibile per voi o diciamo l'argomento, la scienza e anche la necessità di elaborare degli esperimenti in realtà non permette di pensare a uno scienziato in smart working? Ma guardi, uno smart working perenne è molto difficile, ovviamente, però in questo momento di pandemia una buona parte del personale del CERN è in effetti in smart working. Noi ogni giorno, diciamo in periodi antecedenti alla pandemia, ogni giorno avevamo sui nostri siti circa 8.000 persone e oggi questa frazione è molto più piccola perché chiaramente non possiamo permetterci di avere una grande densità di persone. E devo dire che per alcuni di noi è possibile fare telelavoro o smart working perché abbiamo un'attività che si presta al lavoro remoto. Per altri, ovviamente, coloro che devono lavorare sulla strumentazione direttamente, un lavoro anche manuale, non è possibile. Quindi questa parte della popolazione del CERN continua a lavorare di presenza. Lei è una fisica, è una domanda che chiaramente la coinvolge anche personalmente come visione, come sua visione esistenziale. Cosa ci insegna la fisica delle particelle subatomiche nella nostra vita di tutti i giorni? Ci insegna varie cose, direi dal punto di vista chiaramente scientifico, la fisica delle particelle è la più fondamentale di tutte le scienze, perché ha a che fare con i costituenti più piccoli e indivisibili della materia, quindi con i mattoncini su quale si basa la natura, su cui si basa l'universo, quindi è veramente un pilastro della conoscenza scientifica. L'altro aspetto che ci insegna è essere umili, perché ci rendiamo conto, lavorando in questo campo, di quanto in realtà poco sappiamo. Poc'anzi ho citato l'universo oscuro, il 95% dell'universo è sconosciuto, quindi ci fa capire quanto ancora bisogna fare per aumentare le nostre conoscenze, quindi anche una bella lezione di umiltà. E poi ci insegna che la ricerca fondamentale, come abbiamo detto prima, è uno strumento molto importante per il progresso della società, perché gli strumenti di cui noi abbiamo bisogno, i grandi acceleratori, i grandi rivelatori di particelle,
celle, le infrastrutture di calcolo, sono molto complessi e molto avanzati, quindi richiedono lo sviluppo di tecnologie di punta in molti campi, dall'elettronica ai materiali superconduttori, dai big data alle tecnologie di vuoto e di criogenia, che poi vengono trasferite alla società gratuitamente. Quindi lei ha menzionato correttamente il web, ma ci sono altri casi, tipo altri esempi, come per esempio l'applicazione in campo medico, le macchine che bombardano tumori con protoni o ioni carbonio che permettono di complementare, di essere complementari un po' alla terapia di radiazione tradizionale e molti altri. Quindi direi questi tre elementi: la conoscenza, l'umiltà e l'impatto sulla società. Senta, dottoressa Gianotti, in questo momento molti ragazzi stanno continuando a seguire la didattica da casa. Hai un figlio di 13 anni che appunto sta seguendo le sue lezioni da casa come i suoi compagni. Per quanto la tecnologia sia una soluzione formidabile, insomma, immaginiamo cosa sarebbe accaduto se la pandemia ci fosse stata 20 o 30 anni fa. Senza la tecnologia, chiaramente la vita sarebbe stata totalmente diversa, sarebbe stata completamente isolata in casa. Quindi non demonizziamo assolutamente la tecnologia, però forse seguire le lezioni da casa non permette anche di alimentare e di far nascere proprio in un'età molto importante delle grandi passioni. La sua grande passione è stata la fisica. Ci consiglia un libro che faccia comprendere la meraviglia della fisica? Quale libro potrebbe consigliare dei ragazzi? Beh, direi che un libro che mi è molto piaciuto, mi ha molto ispirato è L'universo elegante di Brian Greene. È un libro molto creativo, pieno di immaginazione e ci dà veramente un'idea molto chiara di quello che è la bellezza della natura a livello proprio dei costituenti fondamentali, delle leggi fondamentali. E quindi questo penso sia un libro interessante da leggere, molto piacevole anche. Allora, un altro libro che invece mi permetto di consigliare io, che ho letto circa un anno fa quando è stato pubblicato in Italia, è la biografia di Enrico Fermi, del grande fisico Enrico Fermi, scritta da Schwarz, il suo biografo, ormai ufficialmente il suo biografo americano. Peraltro una storia molto bella perché il padre di Schwarz era stato un fisico e aveva lavorato con Enrico Fermi, insomma, quindi ha seguito il suo destino come autore. Ebbene, in questo libro si ricorda che Enrico Fermi non credeva assolutamente nella possibilità di una vita extraterrestre, insomma, perché in una sua famosa affermazione disse che li avremmo già incontrati nella storia dell'umanità, avremmo visto comunque qualche segnale. Oggi siamo più prudenti anche perché chiaramente pensare a una vita extraterrestre è una cosa, ma dei segnali di vita forse abbiamo già iniziato a intercettarli, insomma, anche se li dobbiamo ancora interpretare. Per esempio, l'acqua si pensava che fosse presente soltanto sulla Terra, mentre abbiamo trovato l'acqua anche in altri pianeti e segni simboli dell'acqua anche su Marte. Allora la domanda che le volevo fare è: secondo cosa sceglierebbe Fabiola Gianotti come scienziata per mandare un messaggio a una eventuale civiltà extraterrestre? Ricordo che Carl Sagan, che è stato un grande divulgatore americano, nel secolo passato gestì l'invio nello spazio con la sonda Pioneer della musica, una scelta musicale, una scelta di canzoni che effettivamente stanno ancora viaggiando nello spazio, quindi scelse la musica. Lei cosa sceglierebbe? Devo dire che sono d'accordo con Carl Sagan e anch'io manderei la musica. Io manderei la sinfonia in si minore di Schubert, l'incompiuta, perché questo? Perché è un esempio della creatività e del genio umano e allo stesso tempo un esempio dei nostri limiti, perché Schubert scrisse i primi due movimenti e poi nonostante fosse morto 5 o 6 anni dopo, quindi avesse avuto tutto il tempo per completare la sua sinfonia non lo fece, perché forse perché perseguiva un'idea, forse perché cercava e non è riuscito a trovare. Quindi è un bellissimo esempio di grande genialità, di grande creatività, è un capolavoro, allo stesso tempo un esempio dei nostri limiti e forse il fatto che anche la nostra vita è una ricerca continua. Allora io direi che su queste parole non oso aggiungere null'altro, se non che ringrazio Fabiola Gianotti, scusate, direttrice del SEN. Grazie mille di questa Grazie a voi. partecipazione. Nel chiudere questa serata e nel portare i saluti a tutti voi da parte di tutti i collaboratori dell'azienda e dei miei soci Giovanni e Andrea Marinone,
non posso che pensare immediatamente alla Lecture 2021 che si terrà sicuramente in presenza, noi ci auguriamo di riempire ancora questo auditorium con alcuni di voi, ma sicuramente verrà mantenuta questa dimensione digital che ha aperto completamente l'evento e ci ha consentito di raggiungere un'audience molto ampia e di questo siamo evidentemente molto contenti. L'unico pensiero che rimane questa sera, dopo le tante cose che abbiamo sentito, credo sia di Bruno Rossini, ed è un pensiero molto semplice, ed è quello che vale sempre, credo anche per il Covid, di guardare al futuro con ottimismo e serenità. Grazie a tutti e buonanotte.